Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una stessa stiamo parlando che non sei altro. Ma una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Allora io ti denuncio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. E anche dal quartiere ebraico di Praga si ascolta la zanzara. Silenzio sul Russia Gate, silenzio sul deposito di armi dell'estrema destra neonazista. Vai Giuseppe che il 26 di luglio si avvicina, così puoi tirare un po' il fiato. Ma vai a cagare, va. Tardo, fai tanto il figo, mangio il gatto, mangio l'orso di qua e di là, me ne sbatto i coglioni e tutto, che tanto esiste un karma e sicuramente ti si ottureranno le arterie e creperai per un bel infartino, ma quel giorno che ti verrà l'infarto, spero che nella tua testa passano tutte le puttanate, le cattiverie che hai detto per un cazzo, hai capito? Poi continua a mangiare come un maiale, che vedrai che fine fai, vedrai, tanto che cazzo piangerà, che sei un coglione. Quando dici che fra 50 anni non te ne frega niente, quello che ci sarà non ci sarà, fai il classico discorso del malato della sindrome del re sole. Sei nato e morto col mondo e il mondo nasce e muore con te. Sei proprio una merda, Crucià, sei proprio una merda. Più orsi meno stronzi, più orsi e meno stronzi, vi esplodano i fucili in faccia, o figli della Troia, vi esplodano in faccia, con i migliori saluti. Sai che io non vedevo una mobilitazione social, come si dice, una mobilitazione social o in generale una mobilitazione da parte di persone anche normali, persone comuni, persone che fanno un mestiere, manager, professori, giornalisti, sono tutti dalla parte di un orso. Ma ragazzi, ma che cazzo ci avete nel cervello? Ma che cosa avete nel cervello? Questo qua è un orso matto, diciamo così, può essere anche simpatico l'orso rispetto all'uomo che spara, lo capisco. Beh, la capisco. La perversione mentale, no? Dice siamo dalla parte dell'orso, l'orso indifeso, certo, mentre l'uomo certo. Col fucile è tutto comprensibile, ma in realtà è una buffonata, in realtà è una puttanata. Io sono dalla parte del governatore, non mi interessa che è della Lega, potrebbe essere pure del Partito Comunista, di un governatore di una regione, che ha detto che in caso di pericolo si può sparare, si può anche sparare, basta con questa storia, sono dalla parte dell'orso, la libertà contro chi spara, ma vaffanculo, ma quale libertà? La libertà di romperci i coglioni? Poi possiamo parlare del fatto del perché è stato messo lì, ma perché la libertà dell'orso? Ma che è sta roba? Io sono sicuro che almeno Gottardo è dalla parte mia, dimmelo Gottardo, ti prego, no, ti prego. Io ti dico una cosa molto semplice, dicono no, l'orso viene prima degli uomini, andate ad abbracciarlo in Trentino, batto come spadarino. Come si fa con gli alberi, abbracciate l'orso, bell'argomento. E poi vedete cosa cazzo sono vi succede. Sono contento. È evidente, bravo, un bel argomento. Cosa vuoi abbracciare l'orso? Dopo due puttanate che ha detto non ieri. Non vuole dopo... farsi abbracciare da nessuno l'orso, ma no, figurati. Ha ragione. Lasciato in pace l'orso. Vuole essere lasciato in pace l'orso, non vuole avere rotture di scatole. Il governatore, e anche no, le sue fammi ragioni, sentire, fammi anche sentire le sue il ragioni. Presidente della regione Trentino, là, il signor Fugatti. Non mi interessa, potrebbe chiamarsi pure Vladimir Putin. Vladimir Putin spara agli orsi, ricordiamo. Sì, sicuro. Beh, in Russia, figuriamoci se non si può sparare agli orsi. In Russia se lo spara pure alle persone, diciamo, no. Ai giornalisti anche delle volte. Fugatti. Esatto. Se qualcuno diceva che avevamo
sbagliato a prendere un'ordinanza di quel tipo, gli diciamo che M49 ha scavalcato 3 recinzioni elettriche, che sono quelle che ci sono dentro, e ha scavalcato questa recinzione che ha 7 fili elettrici, e quindi si è aggrappato, ha scosso dei 7000 volt e ha scavalcato. Senti, Mauro Corona, l'orso se ne infischia. Bisogna dire che sto M49, però, ragazzi, è un mezzo. Sì, no, per carità. No, ma è per quello. No, ma è facile. Ma hanno messo fili elettrici, cose. Gli ha mandato la minestra a quello della Lega. Guarda l'orso con attenzione. Lì, eh? Guarda con attenzione la coincidenza. Il governatore è della Lega. L'orso si chiama M, che potrebbe essere milioni, 49, e sono fuggiti anche quelli, capisci? Caro molto mio, bene. Stasera e allora fatto? Perché gli volete sparare? Perché gli volete sparare? Recuperate il bottino. Invece. No, ma stasera Gottardo ha fatto un'iniezione. Mia moglie mi ha fatto una promessa. Mia moglie mi ha fatto una promessa. Sono particolarmente di buon umore. Esattamente, caro mio. Ma perché devi dire alla radio queste robe? Io allora, è un lieto evento. Mauro Corona, l'orso se n'è infischiato del suo pelo che friggeva in quei 7000 volt della gabbia alta 4 metri. Gabbie, muri, quelli di Trump o quelli di Federica, così come quello di Berlino, non ce n'è uno che possa bloccare lo spirito di libertà. Fuori un po' diversi. Regà, io dico una cosa, ma se non volete i confini, i muri, eccetera, è come siete voi. Ma questi siete... Sì, non c'entra un cazzo, però così lui dice lo spirito di libertà. Non c'entra niente io, ma figurati. Ma che spirito ancora di libertà? Ancora Fugatti, senti, il governatore contro l'orso. Adesso siamo di nuovo alla ricerca. È chiaro che nel momento in cui M49 si dovesse avvicinare a edifici abitati, i forestali hanno il mandato di intervenire a vista, anche prevedere l'abbattimento, perché a questo punto qua la pericolosità è accertata. I forestali hanno il mandato di abbattimento a vista. Sì, prossimamente, ripeto, grande, ripeto per l'ennesima volta, grande mangiata di orso qui, ce l'hanno promessa. Che meraviglia. Ci sono 80 kg di orso non pronti. Non è legale, non ma è legale. Legale. Mangiarlo è legale, che cazzo vuol dire? Cacciarlo non in Italia legale, non è legale. Portarlo non è legale commerciare la carne dell'orso. Io non sto commerciando niente. Non è legale, ma non commettete reati. Ma non c'entrano niente reati. I costi, ma non c'entrano niente. Se tu mangi qui la... Scusa, se uno prende la carne di orso legalmente in Slovenia, che non è legale mangiare la carne di orso in Italia, sì, non è legale. È legale, come no? Dentro casa quindi è legale. Fate una porcheria, fate una cosa. No, ma io ho preparato il vino. Allora, capezzone, prima capezzone, poi capezzone. Capezzone col mangiare la carne dell'orso. Non c'entra un cazzo. C'è un legame, non so che hai messo, poi quello si offende, quello lì è talmente si offende poi capezzone, perché tu accosti all'orso, si offende. Siccome non siamo scemi e non abbiamo scritto qui scemo, se una barca controlla la posizione dell'altra barca e la barca ONG si fa trovare in posizione tattica, non serve un genio della teoria dei giochi, non serve il nuovo John Nash per capire che si incontreranno e per capire che sono due elementi della stessa catena criminale. Cosa c'è, che Mauro? Voi non vedete. Avanti tutta capezzone, avanti tutta. Vorrei contro solo questi che non vogliono vedere un cazzo. Dai. Divertente la gheghina che ha messo in piedi è divertente. Vorrei solo segnalare che le persone che applaudono quando Capezzone ha parlato di John Nash non sanno neanche chi sia John Nash. Però che hanno applaudito a prescindere. Vabbè, capito? Hanno applaudito non il fatto che secondo lui c'è un entente, c'è un entente quello della teoria c'è dei una... giochi. No, capito? Ma c'è una intesa. Bravo! Vabbè, ma c'è un'intesa. Ma che vuoi? Ma stai dando dei deficienti bravo, a quelli là? Bravo! No, ho detto che il 90.9%. Aspetta. Il 90.9%. Capezzone contro Mauro. Quando si parla dei falsi naufragi, caro Capezzone, bisognerebbe ricordarsi che pochi giorni fa 72 persone sono annegate, donne, bambini, uomini, non so se avete l'unico blocco o no, sono annegati. Napolitano. Bravo, ricordare anche Prodi e Napolitano, blocco navale, un sacco di morti con navi che provenivano dall'Albania, nessuno si è scandalizzato, adesso i blocchi navali non vanno bene. Aspetta.
Bisognerebbe ricordarsi che l'unico blocco navale con 90 morti l'hanno fatto Prodi e Napolitano, e voi stavate zitti. Io ho attaccato Prodi, Napolitano e pure Minniti. Io ho dato del criminale a Minniti, a me, di Prodi, Napolitano e Minniti. Fermi, oh, Salvini è il classico che tu porti a una festa, ti distrugge la festa. Ma classico. Perché? Scusa, non ho capito. Quell'amico. Ma mi ricorda, sai quell'amico che in genere. No, voglio dire, sai che adesso nulla contro Capezzone, figuriamoci. Ma come nulla? Hai detto che ha rinnegato ma i radicali. È il classico. Hai detto che ha rinnegato i radicali, dai. Ma su. Certo, è un convertito. Ma, certo. Ma convertito, ma voglio dire, ma non voglio dire niente. Secondo te, di se uno ora usa la tecnica Sallusti, che dici delle cose terribili senza urlare, ma non dico niente, nulla di grave. È un convertito. Ma comunque adesso, al di là di Capezzone, è la classica figura. Tu hai una festa figa con belle ragazze, gente che è, porti Capezzone. Vabbè, la festa si cala il gelo improvvisamente. Ma perché? C'è la classica persona che tu porti e la festa finisce. Ma scusami, tutta la gente lì a argomentare, discute, cioè, entra Capezzone, le fighe si immobilizzano, tutte le bionde. Ma c'è dell'autobiografia in questo che dici, però. Mamma mia! C'è la, citando la Meloni, no, guarda, è un tratto autobiografico. Allora, no, Salvini, aspetta, no, fermi ragazzi. Sicuro. Salvini dice che conosce Savoini, oggi ha detto che lo conosce da 25 anni ed è una persona corretta. Io lo conosco da 25 anni Gianluca Savoini. L'ho sempre ritenuto persona corretta e fino a prova contraria continuerò a ritenerlo persona corretta. Parisoni è come quei parenti che non vanno via quando tu hai voglia di scopare, uguale. Strade in diretta. Ben ritrovati, si viaggia ancora in coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago, lo svincolo per la Valtidone verso Bologna, code per curiosi in direzione opposta, e per un altro incidente si rallenta sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia. In occasione di un concerto il traffico è congestionato, si verificano oltre 15 km di coda sulla 12 Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cervetere in direzione Civitavecchia, e si verificano code per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. È tutto, mi fermo qui, a più tardi. La Zanzara. M49, sono con te, sei un grande, sbranali tutti ste merde schifose, grande M49. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. La vicenda dell'orso mi sembra quella dei migranti. Poverino l'orso, non abbattetelo, guarda com'è bellino, poverino. E lo dicono tutti quelli che non abitano in quelle zone. Un po' come i migranti, accoglieteli, ma lo dicono tutti quelli che poi a casa o accanto di gomito non ne hanno nemmeno uno. Io spero che con la carne d'orso ve strozzate te, Cruciani e Gottardo. Ah, Gottardo specialmente, perché non lo reggo proprio, guarda, è un idiota pazzesco. Ma magari ve ce strozzate con la carne d'orso, povera orsa. Siete una cosa schifosa proprio, non ho parole, guarda. Il padre di mio cognato l'ha mangiato in Croazia l'orso. Dice che è un po' dura come carne, però non è male. Più che altro è ganzo infatto dello squalo islandese, lo squalo putrefatto. Ha detto che la moglie nel letto poi la notte non ha voluto dormire con lui perché puzzava di cadavere. Allora Salvini sostiene che è stato lui ad avviare, diciamo, l'inchiesta sui neonazisti, estremisti di destra arrestati, quelli col missile, insomma. No, ma senti, perché c'era una minaccia di morte, la procura o comunque fonti della procura un po' lo smentiscono dicendo che questa minaccia di morte si è rivelata praticamente inesistente, cioè comunque non veritiera, non seria, e lui si dice contento perché gli stanno sul cazzo tutti i filo nazi, filo comunisti, eccetera. Sentiamo Salvinone, vai. L'ho segnalata io, sono contento di essere stato utile per trovare i missili che mi mancavano ancora. Sì, era una minaccia, una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente, di cui non faccio pubblicità, questa volta in questo caso era dettagliata.
sono contento quando beccano i filo nazisti come i filo comunisti, senti. Non ho il piacere di conoscere filo nazisti. No, sono contento, ringrazio le forze dell'ordine. Ringrazio le forze dell'ordine quando beccano filo nazisti, filo comunisti o filo chiunque. La Mussolini sostiene che i migranti hanno più diritti degli italiani. Ma chi è che li ha fatti entrare a questa gente che pretendono diritti che non si danno agli italiani? Questa è la verità, perché non si può dire? No. Gli asili ce li danno? No. Le case popolari li danno? No. Appena sei immi e c'è la tessera e c'è la cosa e c'hanno il cellulare. Io glielo vorrei allora, dire a Salvini, in ogni locale pubblico c'è un immigrato, profugo non profugo, che ti chiede il soldo, non è che ti aiuta, che fanno così belli il grosso con il cellulare. Il grosso è entrato con i governi Berlusconi, quindi facciamo una cosa, Mussolini. Quello che non hanno fatto il PD, la Boschi, Renzi e tutto il circo Togni appresso con gli immigrati che hanno fatto. No, mettiamo in mezzo tutti. Se per dire improvvisamente non ci fossero più i migranti, in questo paese chiude le badanti, tutti i vecchi badanti sarebbero senza badanti. I prodotti tipici italiani non ci farebbero più. No, se vai a chiedere agli agricoltori oggi il parmigiano si fa grazie a. Allora, ci sono grazie? Tre. Grazie ai migranti che stanno nelle stalle a fare a mungere. Ragazzi, andate a chiedere agli agricoltori. Vai a mungere. No, vai tu a mungere. Allora però ragazzi, nella storia dell'orso, qui sono le solite discussioni sui migranti e ci siamo anche un po' rotti i coglioni, nelle discussioni invece sull'orso, irrompe, mi ha mandato dei messaggi ieri il signor Rocco Siffredi, che si è scoperto, con grande mio disappunto, tremendamente animalista. È praticamente una tradizione, secondo me, del mondo del porno, cioè molto animalista, cioè addirittura impotente chi si mette a cacciare l'orso. Senti Roccone. Il grande caporale, l'amico caporale, devo dire che il suo intervento era preciso, perfetto. È mancata una cosa, io non so chi sia il tipo a fianco a te che difende tanto, cioè dice ammazzare gli orsi è come un'emozione, è come una sensazione di grandezza. Sai cosa mi viene da pensare a me? Che è la massima emozione dell'impotente. Addirittura la massima di dai, no, Rocco, pure te esageri, dai, vai, vai. Una persona che c'ha il fucile vuole ammazzare, il serial killer che ammazza le persone, quella è la stessa sensazione, chi ammazza gli animali è un serial killer, un serial killer agli inizi, è una persona che potrebbe ammazzare le persone se non lo fa già. Cioè, credimi, è la massima espressione dell'impotenza, del coglione. Ma che senso ha? Che senso ha sparare un animale indifeso, un animale che non può difendersi, prende e gli spari? Che cazzo di persona sei? Sei una merda. Un coglione e una merda. Silvio dalla provincia di Salerno, vai Silvio. Buongiorno. Dimmi. Senti, volevo parlare un attimo con quella merda di Parenzo. E per quel bombolone pieno di merda del padovano. Ah, Gottardo, sì, iniziamo, Gottardo. Un appassionato di scat. Dimmi, no, Silvio. Senti, ti volevo dirti. Non sa cos'è. Dimmi. Grazie alla sinistra, noi italiani, il lavoro per noi è finito. In che senso? Spiegami. In che senso? Ti spiego subito. Un'azienda a Brescia ha assunto tutti i neri. Ma chi te l'ha detto? Allora, dove c'è neve? Io ci vado a scaricare. Allora vai a scaricare, che fai il camionista tu? Certamente. Sì, allora? Allora, li vengono assicurati per 25 ore settimanale. Allora? Guadagnano 1.100 euro al mese. Fanno 12 ore al giornaliere, da lunedì a sabato.
Ma allora, non si possono fare 12 ore al giorno, non è legale. Te lo dico io, dalle 6 di mattina. Ma io non ho capito, d'accordo, che cosa vuoi dire? A parte che non esiste una ditta che ha assunto tutti i neri. Senti, se non mi credi, io ti posso pure portare e ti faccio parlare con loro. Ma cosa vuoi dire con questo? Spiegami. Voglio dire a quei due merde, tremate, Zio Benito sta arrivando. Come Zio Benito sta arrivando? Zio Benito. Scusami. Parenzo, questa è una minaccia diretta da parte di un signor camionista, Parenzo. No, non è una minaccia, è una chiacchiera. Ma non è una minaccia. Zio Benito è una persona destabilizzata. Ma che vuol dire Zio Benito sta arrivando? Spiegami. Zio Benito sta... Senti. Io ogni volta passo per esempio, mi fermo alla villa museo di Benito e vado a pregare. Vai a pregare, che cosa preghi? Vado a pregare che viene presto da noi, ecco, con l'Italia. Preghi che qualcuno non le buchi le ruote del camion, l'Italia, però anche. Allora, siamo in Italia, hai degli italiani. Lei le conviene pregare che nessuno le buchi le ruote del camion, perché se io fossi in zona, con un simpatico forcone. Sai, passando lì per caso, allora vedessi un camion fermo. Oh, e poi caro, senza Sineira e studio, Sineira. Calma, ragazzi. Non occupiamoci di frutta e verdura. Un attimo, dovete stare calmi tutti e due. Fermi, Silvio. Calma. Ti ha messo sotto le gambe. Va bene, vergognati. Silvio. Una donna che ti ha messo sotto le gambe. Silvio, devi stare tranquillo. Allora, voglio capire una cosa. Vai a Predappio a fare cosa? Io vado a pregare per Zio Benito torni presto. Vai a pregare per Zio Benito torni. Bene. Perché vuoi che torni Zio Benito? Ho detto semplicemente stia attento che se parcheggia il camion. Tutti i giorni sulle strade italiane muoiono uno o due camionisti. E beh, allora che uno c'è, due che fa? Tutti i giorni. E che c'è tra... perché noi siamo degli schiavi. Ma che c'entra Mussolini? Che arriva Mussolini e non muore più gente sulle strade, scusa, non ho capito. Bravo. Lo sai che in Svizzera dalle 10 di sera alle 5 di mattina non si può guidare. Beh, ho capito, ma non c'è Mussolini in Svizzera però. Fermi tutti. È intelligente, un uomo intelligente, si sente. Sapete che si può imparare a guardare le cose in modo diverso? I neni trasformano i rifiuti organici, come bucce di banana e altri scarti alimentari, in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma tutti possono fare qualcosa per cambiare. Come Chiara, che per muoversi in città sceglie sempre la bici al posto dell'auto. O Silvia, che a casa spreca meno acqua possibile sia quando lava i piatti che sotto la doccia. Oppure come Luca, che è molto attento a fare la raccolta differenziata della plastica per poterle dare nuova vita. Il contributo di ogni singola persona è importante. Per questo, Eni più Chiara, più Silvia, più Luca è meglio di Eni, perché insieme abbiamo un'altra energia. Scoprite di più su eni.com. Eni è partner dei 20 anni di Radio 24. Da MediaWorld torna Bye Bye Rate. Compri oggi e paghi da gennaio a tasso zero. Come Smart TV LG 55 pollici 4K a 399 euro o in 20 rate da 19,95 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 17 luglio. Messaggio pubblicitario. Informazioni negozio salvo approvazione della finanziaria. Attenzione a tutti i radioascoltatori, siete pregati di affrettarvi, ripeto, siete pregati di affrettarvi. Sono arrivati i vantaggi Fiat Professional! I vantaggi Fiat Professional continuano anche a luglio. Il veicolo giusto per le tue esigenze è in pronta consegna con vantaggi fino a 15.000 euro. In più puoi approfittare del super ammortamento del 130%. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiatprofessional.it. Fiat Professional, professionisti come te. Il nostro cliente ha bisogno di assistenza rapida ed efficace. Siamo o non siamo la migliore società di servizi? Non so, io dovrei solo consegnare un pacco. Coordinare la tua squadra è difficile? Con i gestionali sistemi, organizzare la tua impresa di servizi è facile, veloce e anche in cloud. Pianifichi gli interventi, rilevi e controlli le attività, tutto sincronizzato e connesso con le tue risorse. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Acquistare la nuda proprietà di un immobile con Preatoni Nuda Proprietà significa investire in un valore destinato a crescere nel tempo. Con la nostra formula esclusiva ti mettiamo al riparo da rischi e rendiamo liquido l'investimento. Chiama il numero verde 882 55 55 oppure visita www.preatoninudaproprietà.it per scoprire come. Con Preatoni Nuda Proprietà la casa ha un nuovo valore.
Tisca gli augura una splendida giornata a chi posta, a chi naviga, a chi Skype, a chi WhatsApp, a chi mette un like, a chi fibra, a chi wireless e a chi piace stare online. Solo con Tisca hai la fibra fino a un giga a soli 26,95 € al mese per sempre. E disdici quando vuoi. Godetevi la vostra giornata con Tisca On Life. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Tria e la manovra economica, scelte condivise, riduzione di spesa, Commissione europea, si vota per la von der Leyen. Borsellino e gli audio in commissione antimafia dell'84, scorta solo la mattina così posso essere ucciso la sera. Caso Cucchi, altri 8 carabinieri rinviati a giudizio per depistaggio. Continua la fuga dell'orso M49 sulle montagne del Trentino. Ancora una buona serata dalla redazione di GR24 e da Vincenzo Miglietta. La politica economica in primo piano con le polemiche nella maggioranza dopo l'incontro ieri di Salvini con le parti sociali. Non mi sento scavalcato da Salvini, dice il ministro. Tria lo ha fatto per sviare dal caso Russia, commenta invece Di Maio. Tria intanto guarda alla prossima manovra economica. Sentiamo. Sulla prossima manovra le scelte saranno condivise perché ogni manovra richiede che lo siano. Il ministro dell'economia Tria mostra di non essere particolarmente preoccupato per l'iniziativa di Salvini di aver convocato le 43 sigle al Viminale. Non mi sono sentito scavalcato e, a parte la location, dice, mi è parso un incontro tra un partito e le parti sociali. Smorza i toni anche Salvini, nessuno sgarbo istituzionale, solo l'intenzione di dare una mano all'azione di governo raccogliendo suggerimenti per preparare il taglio delle tasse fondamentale nel nostro paese. Taglio delle tasse sul quale si dice d'accordo Di Maio, ben venga la flat tax, ma la Lega avverte, trovi le coperture, sarebbe inaccettabile farla con gli 80 euro. Sulla flat tax chiarisce Tria, sono allo studio varie ipotesi, non ci sarà però nessun taglio alle spese sociali. Intervenendo poi a un convegno organizzato da Confindustria sul digitale, il ministro lancia un allarme sulla dispersione di talenti e risorse nel nostro paese. L'inversione di trend della di cervelli all'estero che sta conoscendo l'Italia ci fa perdere circa 14 miliardi all'anno, ovvero poco meno dell'1% del PIL. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Tensioni e polemiche, dicevamo, nella maggioranza anche sull'inchiesta sui presunti finanziamenti russi alla Lega. Proteste in Parlamento delle opposizioni, mentre dal Cremlino fanno sapere possibile collaborazione nelle indagini, ma mai soldi ai partiti italiani. Matteo Salvini ribadisce la sua estraneità alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega, ma si mostra disponibile a riferire in Parlamento. Ci vado due volte a settimana per il question time, dice il leader leghista. Quando vado in Parlamento mi fanno domande sulla mafia, sull'immigrazione, sulla camorra, sulla droga, sui comuni. Quello che mi chiedono rispondo partendo dal presupposto che mi sembra che sia da 10 giorni che qualcuno parla del nulla. L'incontro con i sindacati al Viminale è servito a sviare l'attenzione dal caso Russia. Interviene invece il capo politico dei 5 Stelle Di Maio, che invita Salvini a chiarire in Parlamento. Così ci darà anche modo come maggioranza di difenderlo. Ma quando il Parlamento chiama è giusto che un ministro, un premier, un vicepremier, un sottosegretario risponda. Ad incalzare il leader leghista è soprattutto il Partito Democratico. A Montecitorio i deputati Dem hanno protestato mostrando in aula le foto di Salvini a fianco di Savoini. Porteremo avanti una battaglia per la verità senza permettere nessun insabbiamento, dice il segretario Zingaretti, mentre l'ex premier Renzi critica la presidente del Senato Casellati, che aveva dichiarato inammissibili alcune interrogazioni presentate dal PD sul caso Russia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dubbi comunque sulla tenuta del governo dal viceministro all'economia Massimo Garavaglia, Lega, intervenuto a 24 mattina. Il governo andrà avanti, dipende dalla buona volontà di tutti, risponde. Sentiamo. Ma come sempre dipende dalla buona volontà di tutti. È difficile dirlo onestamente. Salvini tanta buona volontà ce la mette. Bisogna capire se questo caos prima o poi finisce o prosegue in questo modo. Chiaro che è difficile se si prosegue con questa
continua situazione di tensione. E siamo ora al voto del Parlamento di Strasburgo, chiamato ad esprimersi su Ursula von der Leyen, la candidata designata dai 28 alla presidenza della Commissione europea. Ci aggiorna allora in diretta Sergio Nava. Buonasera Sergio. Buonasera Vincenzo. È in corso a Strasburgo lo spoglio della votazione sulla candidata alla presidenza della Commissione Ursula von der Leyen. Per lei una strada in discesa dopo che anche i socialisti europei hanno annunciato che voteranno a favore della sua nomina, accodandosi a popolari e liberali, complessivamente un bacino di 444 voti potenziali, una settantina in più rispetto al necessario, anche prevedendo una fisiologica quota di franchi tiratori all'interno di questa maggioranza, dovrebbero essere poi compensati da voti esterni, quali quelli dei 5 Stelle italiani o del PIS polacco. Tra i partiti del nostro paese solo Lega e Fratelli d'Italia non la voteranno, contro la von der Leyen anche Verdi e Sinistra europei, insieme a una parte maggioritaria della destra e dell'ultradestra. Nel suo discorso stamattina in plenaria la von der Leyen ha delineato gli assi programmatici del suo mandato: un salario minimo europeo, una strategia verde che porti l'Europa a diventare il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050, una possibile proroga di Brexit e la riforma di Dublino. Sentiamo. Proporrò un nuovo patto per la migrazione e l'asilo, incluso il rilancio della riforma di Dublino, ha detto, aggiungendo che il Mediterraneo è diventato una delle frontiere più letali al mondo. In mare c'è l'obbligo di salvare vite. In generale, quello della von der Leyen è stato un discorso dal forte afflato europeista che è sembrato chiudere la porta a qualsiasi ammiccamento all'area sovranista e populista. L'annuncio del risultato di questa votazione è atteso tra le 19.30 e le 20. È tutto. Grazie, grazie Sergio Nava per questi tuoi aggiornamenti. Ora le parole di Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 92. Parole quelle che sentirete dell'84, desecretate dalla Commissione parlamentare antimafia, che danno uno spaccato delle difficoltà in cui lavorò il pool antimafia. Vabbè, la libertà magari la riacquisto utilizzando la mia macchina, però non vedo che senso abbia far perdere la libertà di mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera. Emerge dagli archivi finora segreti della Commissione parlamentare antimafia la voce di Paolo Borsellino, chiara fin troppo nel denunciare le enormi difficoltà di chi cercava di combattere la mafia. Era l'8 maggio 1984 e in quel periodo il pool stava già lavorando al maxi processo a Cosa Nostra. Sono 6 le registrazioni desegretate nella ricorrenza del 19 luglio, 27esimo anniversario dell'omicidio del magistrato ucciso dinanzi all'abitazione della madre insieme agli agenti di scorta. L'11 dicembre di 2 anni dopo Borsellino se la prende con il CSM, che tarda a mandare pubblici ministeri in una procura di frontiera come quella di Marsala. Il Consiglio Superiore ritenne nell'occasione che le esigenze del Tribunale di Mondovì, non ricordo bene, fossero più pressanti di quelle della Procura della Repubblica di Marsala, tanto c'era Borsellino, se la sbrighi lui da solo. Annarita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca giudiziaria, partiamo con la vicenda del missile sequestrato ad un gruppo di estremisti in provincia di Pavia. L'arma sembra potesse essere usata anche contro Salvini. L'inchiesta della polizia e della procura di Torino, che ieri ha portato al sequestro di un arsenale di armi da guerra in provincia di Pavia, compreso un missile aria-aria, e all'arresto di 2 cittadini italiani e uno svizzero per detenzione e presunto traffico illegale di armi, parte dalle rivelazioni di un ex agente del KGB sovietico. Il russo, fonte confidenziale della Digos di Torino, ha raccontato di un presunto traffico d'armi intorno a italiani di estrema destra che hanno combattuto nel Donbass in Ucraina, e ha parlato anche di un piano per attentare alla vita di Matteo Salvini. L'ipotesi attentato non ha trovato riscontri investigativi. Seguendo invece gli ex militanti italiani, l'inchiesta arriva a Fabio Del Bergiolo, neonazista arrestato ieri con un arsenale da guerra in casa e che avrebbe cercato di vendere il missile via WhatsApp, e allo svizzero Alessandro Monti e all'italiano Fabio Bernardi, gestore del deposito con il missile. Il vice premier Matteo Salvini si è detto soddisfatto che le indagini seguite alla denuncia di un potenziale attentato da parte di stranieri contro di me abbiano portato alla scoperta di un arsenale di armi e agli arresti di neonazisti. L'arrestato Fabio Del Bergiolo sarà interrogato giovedì con l'accusa di detenzione e tentato traffico illegale di armi da guerra. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Intanto oggi il ministro dell'Interno ha firmato una circolare che invita i prefetti ad effettuare entro 15 giorni una ricognizione di tutti i campi nomadi, legali e illegali, per poi arrivare, in accordo con i sindaci, a decidere eventuali sgomberi, ricollocamenti o comunque azioni per rimuovere le illegalità. Il caso Cucchi, ora degli aggiornamenti: 8 carabinieri a processo per depistaggi.
A 10 anni dalla morte di Stefano Cucchi si apre un nuovo processo, il quarto, per l'ultimo filone del caso, quello sui presunti depistaggi sulle cause della morte del geometra romano avvenuta il 22 ottobre 2009, una settimana dopo il suo arresto. Rinviati a giudizio ci sono 8 carabinieri, tra cui alti ufficiali, accusati di avere prodotto falsi per sviare le indagini sul pestaggio subito dal giovane. Gli 8 sono indagati a vario titolo per falso, messa denuncia, calunnia e favoreggiamento. A dover affrontare il processo sarà, tra gli altri, il generale Alessandro Casarsa, attualmente in pensione, ex comandante dei corazzieri e all'epoca dei fatti comandante del gruppo Roma. Per l'accusa, i depistaggi partirono proprio da Casarsa e a cascata furono messi in atto dagli altri secondo i vari ruoli di competenza. La prima udienza è fissata per il 12 novembre. Sulla vicenda di Stefano Cucchi sono in corso il processo di secondo grado ai medici dell'ospedale Sandro Pertini e quello davanti alla prima corte d'assise che vede imputati 5 carabinieri, tra dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Un altro processo ha visto la sbarra alcuni agenti della polizia penitenziaria, tutti assolti. Questo è un momento storico estremamente significativo, ha commentato la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuova aggressione nei confronti di un amministratore locale in Germania. Dieter Gommer, sindaco socialdemocratico di Hockenheim, è stato infatti gravemente ferito da un aggressore che ieri notte ha suonato alla sua porta di casa a Böll-Lögelmeim. Quando il 67enne sindaco della città dal 2004 è in procinto di lasciare l'incarico a fine agosto, gli ha aperto. Questo lo ha colpito in faccia con un pugno, facendolo cadere per terra e sbattere la testa. Ora è ricoverato in ospedale, ferito gravemente. E cambiamo decisamente argomento. Una foto trappola conferma la presenza dell'orso M49 nei boschi trentini e continuano le proteste contro l'ordine di abbattere l'animale definito pericoloso dalla provincia autonoma di Trento dopo i ripetuti attacchi agli allevamenti della zona. Sentiamo. Ancora in fuga l'orso bruno M49, a confermarlo alle 9:30 di questa mattina una foto trappola che lo ha immortalato nei boschi della Marzola, dove il personale forestale si è attivato immediatamente dopo l'evento per assicurare monitoraggio, presidio territoriale e informazione. Un'ondata di contestazioni da parte dei movimenti animalisti si è scatenata contro l'ordine di abbattimento dato dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ai microfoni di Uno Nessuno 100 Milan spiega le ragioni della sua decisione. Io devo tutelare la sicurezza delle persone che vivono sul mio territorio. Non mi devo preoccupare di quello che dicono gli animalisti che vivono in città e magari stanno in spiaggia, ok? Parla di operazioni di cattura precipitose e fallimentari il presidente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari, Marco Melosi, che sottolinea la mancanza di un protocollo di cattura corretto e la locale associazione animalista LAV chiede di lasciar vivere in pace l'animale e propone alla magistratura di aprire un'indagine per capire cosa sia realmente successo e perché l'orso si è riuscito a fuggire scavalcando una barriera elettrificata di 4 metri. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E di poco fa le parole le aspettavamo del presidente della Federal Reserve Jerome Powell dagli Stati Uniti, che dice la Fed agirà in modo appropriato a sostegno dell'espansione economica fra le incertezze crescenti. Tra queste Powell elenca la Brexit, il tetto del debito americano, ma anche gli scambi commerciali e la crescita globale. E chiudiamo con lo sport. Il campionato di calcio di Serie A 2019-2020 comincerà domenica 25 agosto e prevederà 4 soste per gli impegni della nazionale, una nel weekend del 28 e 29 dicembre per le festività natalizie di fine anno. Lo ha reso noto la Lega Calcio. Il campionato, che avrà 3 turni infrasettimanali, terminerà il 24 maggio del 2020. Ufficializzato anche l'inizio della Coppa Italia, che comincerà il 4 agosto con le partite del primo turno preliminare. La finale si giocherà il 13 maggio del 2020. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta da Vincenzo Miglietta, in regia Andrea Roccabella. Le notizie tornano alle 21 in effetto notte. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
Pensavi di essere un cinico, ti sei scoperto romantico. Credevi di essere sportiva, ti sei vista elegante. Scegli il tuo stile, rispecchia chi sei. Giulietta Carbon Edition, con cerchi performance interni in Alcantara e finiture in Carbon Look. Lasciati conquistare dal suo carattere. A luglio su tutta la gamma Giulietta hai fino a 7.000 euro di vantaggi e sulle vetture in pronta consegna tutti gli optional sono in omaggio. Offerta FC Bank soggetta ad approvazione, TAN 645 TAEG 879. Info su alfaromeo.it. Allora, facciamo che io ero un architetto insieme a Sara, che è brava a disegnare. E viaggiavamo dappertutto e avevamo tante spese, le fatture da pagare, le trasferte. Ma forse questo mese possiamo posticipare i pagamenti. Così ci concentriamo sui nuovi clienti e facciamo crescere il nostro business. Fai diventare grande la tua piccola impresa. Con le nuove carte Oro e Platino Business American Express hai fino a 99 carte supplementari incluse e fino a 150 euro di voucher per i tuoi viaggi. Messaggio promozionale. Info su americanexpress.it/business. Solo questa settimana speciale stock poltrone sofà. Gli sconti aumentano e arrivano al 76% su tanti divani in negozio. In più, 1000 divani in pronta consegna a soli 99 euro. Termina domenica 21 luglio. Poltrone sofà, autentica qualità. Ancora un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienze e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Oggi al lavoro con Mara c'è Sandro, giardiniere. Ciao Sandro, e le piante? Eccole, tutti bonsai. Ma fatti un Combo Cargo! Scopri Combo Cargo con il nuovo leasing Opel da 139 euro al mese. TAN 1,99, TAEG 3,79. Veicoli commerciali Opel, il lavoro da spettacolo. E allora? Strade in diretta. Buona serata. A causa della presenza di un incidente si procede ancora in coda sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. In occasione invece del concerto di Jovanotti il traffico è tuttora congestionato sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, sono tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno. Queste sono le segnalazioni più importanti, grazie dell'attenzione, più tardi. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare ultraveloce, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito eolo.it/azienda. La Zanzara. Guardi, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800-24-0024. Oppure se vuoi mandare i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-71-71-701. A me degli immigrati, dei clandestini, arrivano, non arrivano, a me non me ne frega un cazzo, tanto io mangio uguale, a me non me vogliono arrivare, arrivano, vogliono stare in Libia, stanno lì, vogliono stare nel loro paese, stanno nel loro... Ma cosa cazzo me ne fotte a me se arrivano o non arrivano? Ci si sta a perdere tempo con queste cazzate, ma mi importa una bella sega, ciao ciao! Allora, questo è un audio per tutti gli amici camionisti. Avete rotto il cazzo, avete rotto il cazzo voi le vostre manovre di merda. Possibile uno parte la mattina dal Veneto per andare in Campania e deve subirsi sti quattro stronzi che per superarsi uno con l'altro 2 chilometri all'ora mettono la freccia, che se uno che gli sta di fronte scorreggia neanche riescono più a passare. Ecco un altro cretino, eccolo qua, un altro fenomeno.
è tutto così. Io poi farei una proposta di legge: sulle due corsie i camion non possono superare, sulle tre corsie mi va bene, ma sulle due corsie, amici camionisti, avete rotto il cazzo, voi e i vostri camion di merda, andate a fare in culo. Cioè, cos'è Cruciani, Che Guevara un mezzo criminale? Ma vai a cagare, sei veramente un fascista di merda, guarda, mi fai girare i coglioni. Il Duce ne è invece benefattore, Che Guevara, rivoluzionario per eccellenza, due coglioni quadri, scalatore, rivoluzionario, biker di tutta Sud America, un mezzo criminale. Ma fammi un pompeno, Cruciani, vai in Slovacca, potto madre, marson facion de merda. Quando mi attaccano, caro David, godo quando mi attaccano. Quando mi attaccano godo come un pazzo, godo come un pazzo. Questo signore qui, questo signore, e mi contestava, contestava alcune mie parole su Che Guevara. Ma Che Guevara era uno che odiava gli omosessuali e uno che ammazzava gente, che ha partecipato alla repressione a Cuba. Ha fatto un sacco di cose, delle porcherie assolute. Ormai hanno scritto libri su libri su Che Guevara, smontando quell'aureola, no, di grande rivoluzionario. Però, caro Parenzo e caro Gottardo, in diretta dagli studi di Budapest, in diretta dai suoi studi di Budapest, che ho testé visto, che ho testé visionato con la webcam, Rocco Siffredi è con noi, un applauso. Eccolo, grande maestro di tutti noi. Bene, come va? Eccolo lì. Tutto alla grande, stavamo girando, tu mi hai un po' sospeso, stanno aspettando, aspettano, tu lo sai che aspettano, non ci sono problemi, perché tipo l'hai visto tu con gli occhi tuoi come sta, eh? Sì, mi ha fatto vedere prima, mi ha fatto vedere prima l'immagine di uno dei suoi attori, di uno degli attori della sua scuderia, che mentre stava lì col telefonino era già totalmente in tiro, e allora ha detto, com'è possibile? Già da due ore e mezza, Beh, amico mio, le siringate, si siringano come matti là. Sì, ma io te l'avevo già detto, con qualche intervista, sono finiti i tempi in cui piaceva tanto a tutti, adesso è più complicato e d'altra parte tu infatti da un lato è diventato un'industria, quindi li capisco, perché questi lavorano tutti i giorni e da un lato li capisco. Però non è la scuola tua, però, eh? Tu all'epoca altro. Assolutamente che... Assolutamente no, ma quello... io non lo insegno. Lui era un artigiano, che faccio io, Bravo Parenzo. Sono passati al fordismo, allora, ormai. Parenzo, ti dico come sono io, così capisci. Dimmi, professore. Io con le donne, siccome avevo capito che era il mio lavoro, più tempo ci passavo sopra, più mi piaceva. Come, non so, qualsiasi di voi che ama tanto un lavoro, tantissimo un lavoro, tutto quello che fai, anche nella stanchezza massima. lo fai. A me ad esempio piace molto leggere Repubblica, leggere gli articoli allora di Repubblica. Leggi, non ti stanchi mai. Anche a me mi piace molto leggere, leccare Repubblica, leccarla. Però. Questo c'entra. Io invece, vedi, mi piace. Però scusami una cosa, dato che ci siamo, ma tu mi insegni una cosa, che il sesso, poi andiamo sugli animali, che il sesso con la gente comune rispetto al sesso con un pornostar o con una persona molto, diciamo, di quel mestiere, ma non c'è paragone, no? Immagino che tu le più grandi scopate te le sei fatte con la gente comune, non con i tuoi colleghi. Bravissimo Giuseppe, bravissimo. Le vere pornostar sono le segretarie vostre. Le segretarie, quelle che c'hai lì, no, anche le nostre, sì, nello studio, le vostre, sì. Sono le migliori in assoluto, perché così la vera pornostar è stanca, è abituata, è raro trovare una che si diverte, che unisce l'utile al dilettevole. Smontiamo un po' questo mito, diciamo, sono poche quelle che con cui tu ti puoi arrapare, per esempio, no? Perché alla fine c'è bisogno dell'aiutino oggi. Invece le persone comuni, tu in proporzione ti sei fatto più persone comuni o più pornostar? Non c'è dubbio, pornostar tutta la vita, perché io ho lavorato 20 per il lavoro, però qualcosina in privato, te l'ho già detto, lo facevo per quello che chiamano gli americani, dicono clean the pipes, per scaricare totalmente e pulire il canale, perché pulire il canale, perché gli orgasmi
di un set porno partono da sotto i testicoli. Gli orgasmi a casa partono dallo stomaco, sono quelli che ti svuotano. Questa è la grande teoria, vedi che teoria, ragazzi, ma queste sono perle. Parenzo, Gottardo, imparate. Teoria che poi sono concrete. Giuseppe, c'è anche un'altra storia. Tantissimi uomini, e questo te lo posso assicurare, scoprono la propria moglie come una pornostar, vengono dai testicoli perché non si arrabbiano più, poi vanno fuori e fanno quella dello stomaco con l'amante o col trans o con quello che gli pare, perché purtroppo succede così. Tu con tua moglie riesci a trombare, diciamo, dallo stomaco? Lo sai perché riesco? Perché con mia moglie non ho la tempistica della telecamera che mi porta sempre ad essere troppo meccanico. Durante la telecamera, quantunque io voglia essere bravo, ho sempre una cazzo di telecamera. Ma ce la fai una volta a settimana? Ce la fai una volta a settimana con tua moglie? Oppure ma in realtà, no? Bravo, con la tempistica un pelino di più, sì, un paio di volte a settimana, ed è, pensa tu, una posizione massimo due, di cui una che lei adora perché ha 15 orgasmi di seguito, ma non te lo dico per fare il gradasso, perché in realtà non faccio niente. E che posizione è? Cambio l'angolazione della classica missionaria, sì, e lei è multi orgasmica. Siccome io voglio vedere mia moglie avere orgasmi, bravo. Pensa te, cioè, la realtà è che uno deve applicarsi. Uno, dopo superati tanti anni di convivenza, questo lo dico a voi, sia Gottardo che Parenzo, alla fine bisogna applicarsi, perché altrimenti non ti viene più, diciamo la verità. Queste sono grandi perle, sì, per chi convive e chi sta insieme da tanti anni. Se non ti applichi con la testa, è inutile, non ti viene più, naturalmente non ti può venire, no? E poi soprattutto poi bisogna anche giocare un po', farla divertire, giocare un po' con i ruoli, far qualcosa di diverso, non tanto perché dopo anche lì t'abitui, però un pelino di giochi è importante. Io voglio capire una cosa, scusami, perché tu pensi che chi spara un orso o chi spara un animale è addirittura, come hai detto prima, un coglione, una merda, un impotente? Merda, coglione, impotente. Ma no, dai, Rocco, no. L'importante, ti dico perché, a qualsiasi animale non puoi sparare un animale indifeso. Io capisco che c'è la voglia di andare a caccia, che c'è la voglia di sparare agli uccelli, ma succhiateli gli uccelli al posto di spararli. Questa è la prima cosa che mi viene da dire. Però quello che mi dà fastidio a me è pensare di essere armati di un cannone, buttare giù un orso di 2 metri, e poi il godimento dov'è? Una volta che ha ammazzato l'orso, qual è il vero godimento? Ma qui ognuno c'ha l'adrenalina che vuole, a te sul set, quegli hai la gente a sparare, ragazzi, all'orso. Vuoi sapere la verità? Secondo me ammazzare così gli animali è il sinonimo iniziale della natura perversa del serial killer, quello che si diverte, che c'ha l'adrenalina quando c'ha qualcuno sotto le mani e sa di poterli togliere. Cioè, secondo te un cacciatore è un potenziale serial killer o addirittura già lo è? Guarda, secondo me sono tutti sport del cazzo, che a me non piacciono. Adesso i cacciatori possono dire Siffredi col cazzo suo ci ha fatto quello che gli pare, ma non credo di aver ammazzato quello. Però scusami, questa potrebbe essere una grande cosa. Cioè, tu dici, una volta hai detto io mi inculo, non mi ricordo chi ammazza hai detto. Sì. No, potresti dire abbandona gli animali. Esatto, avevi detto una cosa del genere. Tu potresti dire chi ammazza l'orso in fuga adesso in Trentino, perché si parla molto di questo orso in fuga in Trentino, io me lo inchiappetto. Cioè, non toccate l'orso in fuga in Trentino. Potrebbe essere controproducente. Se ci pensi un attimo, potrebbe essere controproducente, potrebbero esserci pullman di uomini che partono alla caccia dell'orso. Io riesco a incularmi qualsiasi cosa se voglio, questo è tanto per anche un orso? Anche un orso, ma gli orsi, diciamo, preferiscono lasciarli tranquilli nella loro natura. No, chi ammazza gli orsi, questo sì, perché mi fa abbastanza schifo l'idea di questa... No, di questa moda del cazzo di ammazzare gli animali. Non mi piace, assolutamente no. Dunque, non toccate quell'orso, altrimenti inculata da Siffredi. Allora ti spiego, man. Io non sono contro chi mangia carne, perché non sono un ipocrita. Mangio carne, non sono contro il fatto che si ammazzano degli animali per nutrirsi. Cioè, non sto dietro queste piste qua. Però la perversione reale di dire... col fucilone, come l'ho sentito ieri che raccontavano, col cazzo di colpo grosso, quando mi è caduto davanti, che orgasmo.
ma non lo so, ma prendila nel culo che può darsi che godi di più. Senti una cosa, ti voglio chiedere una cosa, ma Franco Trentalanci ha detto, adesso sto leggendo le cose degli ultimi giorni, che non scopa mai la sera dopo le 20 e che tromba solo durante la giornata. Ragazzate, sì, vabbè, ma secondo me ha detto una grande stronzata. Semplice, vabbè, io Franco Trentalanci, devo dirti, esistono, io faccio sempre un esempio, mi dicono spesso Franco Trentalanci, in 30 anni lui sarà una ventina che va in giro, non l'ho mai incontrato su un set, mai. Se devo dirti che il mondo intero, ho girato con tutti i registi al mondo, mai visto Trentalanci, e che per un dire? Motivo, cioè? Vuol dire che c'è, i giocatori di Serie A ci sono quelli della promozione, finito, non so altro che... Ma sta cosa che lui scopa durante il giorno? Ma cioè, secondo me scopa manco di giorno, quindi voglio dire, non lo vedo il pornostar. Tu non hai il coso, non hai questi orari, cioè di giorno va bene, di giorno di sera no. Ragazzi, il sesso è bello sempre. Non conosce orari. Ci vuole la persona giusta davanti, poi il resto lo fa. Senti, ma sono curioso di una cosa, poi chiudiamo. Ma la conosci la moglie del giocatore dell'Inter Icardi che è stata con me accanto a Tiki Taka? Numero uno. Grande figa. La signora Vandanara. Vandanara secondo me è molto divertente. Cioè, sessualmente secondo te deve essere una bomba totale? Secondo me deve essere pazzesca, sì, poi per aver girato la testa di Carlo così sicuro, ma si vede comunque, traspare, simpatica, ma secondo te sarebbe, molto... sarebbe adattissimo uno dei tuoi set, adattissimo. Ma è una pornostarnata lei. Senti, ma tu che mi è venuta una curiosità, ma è uno che fa sesso come te, eccetera, ma quante volte si masturba? Quando lo scopo mi masturbo, ogni tanto lo faccio anche, ma anche una volta al giorno? No, ma io mi tocco spesso l'uccello, quindi a prescindere, non per vedere, per verificare se ancora viene su, ma non lo tocco perché mi piace. Ti piace. Una sensazione, un rapporto a due. Un rapporto quasi qua. Sono qua. Ci parla anche ogni tanto, perché viste le dimensioni sono come vita, un fratello minore. Ci ho parlato una vita, tutte le volte che l'ho messo in situazioni terrificanti in cui mi sono detto per fortuna che lui è giù, io sto su, e tante volte devo dirti gli ho detto grazie proprio per questo. ciao Rocco, buon lavoro. Avanti tutta, ciao, un abbraccio. L'impresa è come quando risali un fiume con una barca, devi remare, e se smetti di remare non stai fermo, vai indietro. Con INAZ basta poco per cambiare la tua gestione delle risorse umane. A cominciare da subito. INAZ, Human Energy. In qualità di capofamiglia hai il dovere di accompagnare i tuoi figli a scuola cantando a squarciagola, riempire il bagagliaio con zaini e tende per un weekend selvaggio, guidare tutta la notte per goderti l'alba sul mare. Volkswagen Caddy, per famiglie dallo spirito libero. Fino al 31 luglio tuo con progetto valore Volkswagen da 147 euro al mese in 47 rate. TAN 3,99 fisso, TAEG 4,77. E dopo 4 anni puoi sostituirlo, rifinanziarlo o restituirlo. Disponibile da 5 a 7 posti con trazione 4 Motion e cambio DSG. Sono nato nel 1937 a Milano. Da allora ho visto la mia città trasformarsi. L'ho vista diventare alla moda, l'ho vista diventare internazionale, l'ho vista crescere e diventare sempre più giovane. Ora tocca a me fare lo stesso, per essere alla sua altezza. Del resto sono il suo aeroporto. Dal 27 luglio, Linate fa una pausa per rinnovarsi e diventare più sicuro, moderno e efficiente. Come Milano. Nel frattempo, continuiamo a volare con Malpensa. La gestione della tua flotta aziendale è il tuo business? Che si tratti di mezzi pesanti o leggeri, di veicoli a noleggio o auto aziendali, questo annuncio è pensato per te. Per te che vuoi ottimizzare i percorsi per limitare gli sprechi. Per te che vuoi accedere in un clic ai dati del tachigrafo di bordo e che vuoi dotare i tuoi mezzi dei migliori sistemi di sicurezza. Per te, oggi, c'è VisiRun, il software che monitora praticamente in tempo reale la tua flotta, a partire da 19 euro al mese. Prova VisiRun gratis su visirun.com. VisiRun, l'innovazione semplice che fa il successo facile. VisiRun. Breaking news.
In questo momento il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha appena annunciato che Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione europea. È un annuncio proprio di questi istanti, la lettura è avvenuta proprio da parte del presidente europeo Sassoli e vediamo dalle immagini, rimbalzano i circuiti internazionali, la von der Leyen è emozionata che accoglie la notizia. Dopotutto era stato annunciato che popolari, socialisti e liberali avrebbero votato a favore, quindi Ursula von der Leyen è ufficialmente a questo punto la nuova presidente della Commissione europea, entrerà in carica a partire dal 1 novembre. Ecco, è arrivato anche il numero dei voti a favore: 383 voti a favore, 327 contrari, poco, pochissimo sopra la maggioranza. Ursula von der Leyen ce l'ha fatta veramente per poco. È tutto. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. E ora proseguiamo con gli indici di Borsa in diretta, partendo dagli Stati Uniti col Dow Jones a più 0,01%, l'S&P 500 a meno 0,2%. Andiamo in Europa, l'Europa ha chiuso positiva con Francoforte DAX 30 più 0,35%, Londra più 0,6%, Parigi più 0,65%, bene anche Milano, FTSE Share più 0,13%, FTSE MIB più 0,12%. All'interno del FTSE MIB vi segnaliamo in positivo Unicredit più 2,61%, Banco BPM più 2,56%, Fineco Banca più 2,1%, bene anche Saipem, Prisman e BPR Banca, come avete potuto ascoltare sono stati soprattutto i bancari a trainare l'indice, e negativo invece Fiat, Chrysler, Automobile meno 3,10%, Pirelli meno 2,49%, Atlantia meno 2,35%, giù anche Diasorin, Italgas e Poste Italiane. A chiudere i cambi con l'euro a 1,12,09 sul dollaro, è tutto. Professionista, associazione di categoria, amplia la tua consulenza con il codice della crisi d'impresa. Controlla i parametri economico-finanziari dei tuoi clienti. Rileva in anticipo i segnali di crisi e avvisali in caso di criticità. Da marzo i sistemi anticrisi sono obbligatori per tutte le aziende. Proteggi i tuoi clienti con Digital CFO, il nuovo servizio cloud Zucchetti. Zucchetti, il software che crea successo. Qui non c'entrerai mai. Stai a guardare. Sì, guardo. Oh, aspetta, no, perché se solo... Te l'avevo detto. Ok, magari proviamo da un'altra parte. La tua auto ne passa tante. Dimostrale un po' di amore con Esso Supreme Diesel, progettato per prendersi cura del tuo motore. Scopri di più su esso.com. Le compagnie aeree di tutto il mondo cercano piloti. Anche tu puoi diventare pilota d'aereo in 18-24 mesi con i corsi di Accademia del Volo CEPU, riconosciuti ENAC. Investi nel tuo futuro e inizia subito la carriera di pilota. Per informazioni vai su accademiadelvolo.it o nel centro studio CEPU della tua città. E come le dicevo, questa è la lavatrice da riparare. Fatto. Ah, ci sarebbe la mensola da montare. Fatto. Darebbe un'occhiata anche a questa. Ecco fatto. Scappo, a presto. I vantaggi Fiat Professional continuano anche a luglio. Fino a 15.000 euro sulla gamma in pronta consegna. E in più puoi approfittare del super ammortamento del 130%. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiatprofessional.it. Fiat Professional. Professionisti come te. La Zanzara. Parla di figa, per favore. Diciamo che io farei patrimonio dell'umanità la figa. Ehi, piccoletto, tu hai leccato qualche volta la figa, Bradolino. Allora ragazzi, siate comprensivi, sempre vicini alle vostre donne, non fatele mancare niente, guardatela come non guardate nessun'altra e leccatele la figa. Finisce sempre così quando siamo io. Io ho 70 anni, nella testa c'ho solo la figa. E leccatele la figa.
Gottardo che dice: chi gliel'ha mai detto che non ho tenuto migranti a casa mia? Ce lo vedo proprio in versione Schindler's List, Gottardo. Sì, sì, proprio. Proprio lo specchio. Ma va. Non sono mai d'accordo con Gottardo, ma sulla storia dei cani ha assolutamente ragione. Io addirittura, quando sono in un ristorante e entra quelle coppiette di merda con quei cani schifosi, prendo e me ne vado via. Andate a fare in culo, stronzi. Buongiorno, in genere Gottardo lo trovo banale, pure un po' infastidente. Però se i cani nel bar c'ha ragione, cazzo se c'ha ragione, quanto rompono i coglioni questi che poi dice: vieni dalla mamma amore, vieni da papà amore, ma poi gli manca un amore. C'è cose strane, sempre cose più strane di questo paese. Buona giornata. Bastardo, bastardo, smettila di attaccare il povero Enzo Spatalino perché va a Santo Domingo. Tu che cazzo sei andato a fare a Santo Domingo? Eh? Cosa ci sei andato a fare tu? Spiegacelo, maledetto! Gottardo divide il pubblico della Zanzara tra quelli che lo attaccano perché ha detto che se un cane gli dà fastidio all'interno di un bar gli dà un calcio, e quelli che lo esaltano. E Parenzo se ne sta a riparo. Parenzo se ne sta acquattato, acquattato. Zitto. Scandalizzato, allo spettacolo, scandalizzato dal allo spettacolo. Sì, scandalizzato anche dal grande racconto popolare di Rocco Siffredi. Dalla volgarità, dalla volgarità. Ma no, volgarità, è un mito assoluto. Dovrebbero dargli una laurea honoris causa a Rocco Siffredi. Non solo la laurea honoris causa, ma è un cavaliere del lavoro, farei. Sì. Ugo, sì, da Napoli. Ugo da Napoli, abbiamo tanti cavalieri indagati, condannati, eccetera. Facciamo pensa cavaliere del lavoro. Sì, ma è Berlusconi è il cavaliere per eccellenza. Adesso attacchi anche Berlusconi? Gliel'hanno tolto il titolo di cavalierato per indegnità. Ma dai, su. Sì, allora andiamo, certo. Ugo da Napoli, non lo so. Ma dimmi, Ugo. Buonasera, Ugo, dimmi, Ugo. Ascolta, sì, tu sei il conte di sto cazzo, tu sei un finto, tu sei un fake totale, non sei assolutamente un conte. No, Fortunato da Bergamo, ma hai già rotto il cazzo, già t'ho capito, Fortunato da Bergamo, dai. Buonasera. Dimmi. Telefono perché volevo appoggiare la decisione del presidente della provincia autonoma di Trento, che tiene alla sua gente, tiene alla comunità. Vabbè, adesso non abbiamo bisogno di comizi o di comizianti, amico mio. Cioè, no, d'accordo. Comunque volevo dare una notizia. Dimmi. Che la Corte Costituzionale si ha detto che è possibile sparare. È possibile a sparare. E poi volevo dire che non mi sento né un impotente e nemmeno un potenziale serial killer. Lo so, è un'opinione sbagliata, e secondo me è un'opinione sbagliata del signor Siffredi. Dire? Non si può essere d'accordo su tutto, io su questo non sono d'accordo. Potenziale serial killer, impotente, secondo me ha detto una cazzata, ma gliel'ho anche detto sia in privato che in pubblico. Sì, però ragazzi, non scherza. Ho 55 licenze. 55 licenze hai? Che vuol dire 55 licenze? Sì, ho capito. Sono 55 anni che vado a caccia. Ah, 55 anni che vado. Quanti anni hai? Scusa. Rispetto la natura, sì, e l'ambiente. Sì. Per cui non penso di essere né un serial killer, né un sanguinario, né tantomeno quello che dicono i vari animalisti da salotto. Tutto vabbè. Qua. Ciao, amico mio. Ciao. Fermi tutti, dovrebbe aver chiamato, se non sbaglio, il signor Mauro da Mantova. Mauro da Mantova. Mamma mia. Pane per i vostri denti, Belvamen. Il ritorno di Belvamen. Mauro, che vuoi? Allora, volevo salutare Rocco. È ancora in collegamento? No, non è in collegamento. Meno male che ti si sente bene oggi. La voce squillante, di solito si sente come se fossi in una caverna, non si sente un cazzo. Oggi si sente, meno male. Ma non sono a Mantova per quello. Mantova c'è tutto soffocato.
Sì, io sono Verona. Compreso Verona. Il cervello di Mauro, sì. Tutto soffocato, ascolta, la città ascolta, morta. Compreso il tuo cervello. D'Annunzio la definiva la città morta perché senti, sapeva che saresti nato tu, poveraccio. Al massimo fai puzza, non parlare. Se una merda, al massimo fai puzza. Quindi stai zitto. Non sei neanche capace di dire puzza, ti rendi conto? Hai criticato. Ma non c'è un logopedista a Mantova? Quel signore bolognese che è andato a prendersi la nera. Calma. O negra, metti come vuoi in strada e te dove sei andato? No, Domingo, che cazzo cambia? No, ma aspetta, c'è l'amore di mezzo, per esempio, una cosa che tu neanche ma sai cos'è. Ma è perché di mezzo cosa c'era tra quel bolognese lì pure lui si è innamorato. C'era 40 euro di marchetta, è un po' diverso, scusa un attimo. Sì, lui ha speso 40 euro, te invece hai speso 1000 euro. Solo gli andate a vedere, ma scusami Mauro, ci sarà una differenza tra una persona che è andata a Santo Domingo, si è innamorata di una persona che lavorava in un ufficio pubblico e una persona che, per carità, con tutto il rispetto, si è innamorato però di una prostituta. Cucciani, dimmi. Cucciani, non veniva a raccontarmi la sorella a me. Quando si arriva a una certa età e uno si guarda in faccia e dice... sono un po' cesso, un po' sfigato e stai parlando di te, povero imbecille. Sto parlando di te. Avevo 28 anni quando ho conosciuto mia moglie, non lo sai neanche. E sei anche un po' alcolizzato. A questo punto, cosa hai detto? Invece che sto lì a fasciarmi il cervello, a cercarmi una zoccola che viene con me, me la vado a prendere a Santo Domingo come fanno certo, tutti. Certo, e tu non l'hai neanche trovata, ti rendi conto quanto disperato sei? Povero disperato. Ma scusami Mauro, però guarda che è incredibile. Ma come fai a dire che si è comprato? Si sono innamorati, punto e basta. Con un sacchetto di perline. Sai quanti uomini di 50-60 anni che sono delle ciofeghe sfigate? Sì, quello è vero, ma non è il caso di Gottardo. Certo. Non è il caso di Gottardo. Che non sei altro. Avrà 45 anni e spero che ne abbia 80. Parla quello che è in perfetta forma invece. Sembri Jabba the Hutt, quello di Guerre Stellari. Imbecille, io quando mi chiedono l'età, gli ho detto alla tabaccaia che ha la mia età. Ma sei giovane. Certo. Ma quale giovane? E quando sei andato via ha detto ma detto, non è ancora morto quello là. Ma come me hai 60 anni? Sì, ho 60 anni. Io pensavo che avevi 45-48. Adesso Mauro, scusami, ti prende per il culo. Coglione. La gente ti prende per il culo, poveretto, che non sei altro. Scusa, te ne rendi conto? Compreso Cruciani. Ti prende per il culo. Ma c'è convenzione di incapace quando ti chiama. Ma tu ti sei visto? Che sei andato a comprarti una è ancora, è ancora. Questo no. Ma cosa stai dicendo? Ma non è vero. Ma ti faccio querelare da mia moglie. Mauro, calma. Ma cosa stai dicendo? Calma, nessuno, è una bellissima donna nessuno si è comprato nessuno. Nessuno si è comprato nessuno. Allora, hai presente... Ma che te ne frega? A te adesso per questo ci hai chiamato? Per parlare della moglie di Gottardo? La tua stupidità è senza fine, Mauro. Ti rendi conto? Perché io non vorrei nemmeno parlarti con quella nullità. Ma anche tu non sei un gioiellino, però, dal punto di vista fisico. Non puoi metterti a criticare. Si fa le mesce con l'urina, dai. Ascolta. Come le mesce con l'urina? C'è i capelli color piscio. Mi spiace per voi. Ma ti pisci in testa la mattina? Io ho avuto solo belle fighe. A pagamento. Ma quale pagamento? Perché una di libera scelta non va con uno come te. Ma che ho conosciuto... sbattuto sul letto. Ma ti avrà vomitato contro, ti avrà vomitato addosso. È per quello che hai i capelli così. Perché ti ha vomitato in testa. Ti ha vomitato idiota, in testa, è per quello idiota, che sei biondo. Io ho conosciuto su internet una dominicana. Una dominicana, spiegami allora. Su un sito di incontri. Eccolo. Una mignotta allora, avrei conosciuto. La vado a trovare. Allora? E lui mi fa, ma che begli occhi che hai, gli occhi chiari. Perché le dominicane hanno la fissa degli occhi chiari. Ma chi te l'ha detto? Era l'unica cosa che riuscivo a guardare. Ne ho conosciute tre e tre mi dicono così. Certo. E dopo ti ho chiesto 50 euro. E allora? Ma mi fai parlare, idiota. Allora? Mi fai l'appartamento e l'ultimo mi fai la camera da letto.
questo cabello in stile ispanico, no? Non ho fatto in tempo di così. Te lo giuro sulla vita di mia figlia. Ti è saltato addosso. Ti è saltato addosso. Mi ha dato uno spintone nello stomaco. Mi ha schienato. Ti ha scoperto. Si è rapinato. Alzato la gonna. Vabbè, abbiamo capito. Ti giuro sulla vita di mia figlia. E te l'hai sbattuto. Mi ha sbattuto la figa in bocca. Vabbè, allora, Parenzo, io voglio capire una cosa. Tu ci credi a questi... E io l'ho mandata! Parenzo, zitto un attimo. Ci credi a questi racconti di Morone? Ho seguito distrattamente la conversazione. Fermo un attimo. Allora, ci credi ho seguito distrattamente la conversazione, francamente. Ma non saprei dare un peso a queste parole che ho sentito, francamente. Allora, Mauro, fermo là. Allora, innanzitutto, Frocio non è un'offesa. Voglio dire una cosa, Mauro. Hai chiamato per questo? Per litigare con Parenzo e con Gottardo? Perché hai chiamato? Allora, ci sarà un motivo, no? Questo invecchino di Parenzo, che lui fa silenzio stampa su il Forchetto, su Forchetto, Mirandola, su a Bibiano, tutte storie dove c'è il PD, invischiato con le cose dei bambini, i sequestri dei bambini. Perché sta zitto quel coglione lì? Perché sta zitto? Non è che sta zitto, si occupa di altre cose, non si è occupato di Bibiano. Il Forchetto è un caso antico. Il Forchetto. Risponda a questa accusa, a questa accusa del popolo, impersonato da Mauro Damanto, la risposta di Parenzo. Perché stai zitto sul PD e su Bibiano, posto che la. Dimmi. Ma cosa c'è da dire? Ma è un caso di cronaca. Calma. Se quello è accusato di qualche cosa, deve pagare, ma sia del PD, del PDS, di qualunque partito sia. È un caso di cronaca. Il fratello di Natania è stato accusato. Basta, Mauro. Di aver preso 3 milioni di euro. Ma cosa dice? Sai? Cosa dice questo? Cosa dice? Che è stato accusato. Ma che dici? Non dire stronzate. 3 milioni di euro, Mauro, di cosa vuoi parlare? Di cosa vuoi parlare, no, Mauro? Di cose che vengono tenute occultate. Vabbè, ci Mauro. Stampa. Ciao. E poi? Ciao, poi. Allora, ragazzi, io chiamerei una persona dopo questo peggio show di Mauro Damantova non c'è nessuno, per cui possiamo solo andare in meglio. Allora, chiamerei una persona molto animalista, una tale Ilaria Fagotto. Ilaria Fagotto, scatenata sulla questione dei pitbull a Napoli. Io sono incazzato nero perché la questione dei pitbull a Napoli mi fa incazzare. La polizia dice che i pitbull hanno aggredito gli agenti e che stavano andando a prendere a casa un pregiudicato che era ai domiciliari e doveva essere portato in carcere. Questo qua si presenta con questi pitbull. La polizia, se vogliamo credere la polizia, ci sono anche dei reperti medici, dice che il pitbull ha aggredito gli agenti, cioè ci sono dei morsi, eccetera. Di cosa parliamo? La gente ha sparato al pitbull. La mobilitazione contro la polizia. Ma vergognatevi. Sentiamo sta animalista, va, chiamiamo. Pronto? Sì, buonasera, sono Cruciani, come va? Ciao, carissimo. Carissimo, bisogna vedere, carissimo. Carissimo è una presa per... Scusa, non ho capito, tu di che associazione sei, Fagotto? Io sono Lega Antispecista Italiana, è una nuova associazione, quindi Lega Antispecista, quindi purtroppo difendo anche la categoria degli umani, capito? Perché essendo antispecista devo difendere anche te. Tu odi gli umani, è diversa la cosa. Io sono antispecista, quindi qualunque razza. Ma non siamo tutti uguali, tu non sei uguale a un topo, sei superiore al topo. Il topo è una cosa repellente, quando si può ammazzare un topo solo si ammazza senza problemi. Vedi Cruciani, intanto se cambi già il genere da maschile in femminile, questo discorso è finito qui. Sulla topa, sì, è vero, hai ragione. Capito? Se io commuto, se dicono che cambiando l'ordine dei fattori non cambi, è come se non cambia. Beh, cambia topo, tutto. Topo, effettivamente cambia, sì. Effettivamente. Cambia tutto, cambia. Non, l'universo. Non ho capito perché vi siete convinti che questo pitbull è stato sbagliato a ammazzarlo. Spiegami, la polizia dice una cosa, perché adesso state facendo tutta una campagna contro questo poliziotto che ha sparato. Ti spiego, in realtà quello non è un poliziotto e basta, è un poliziotto che non ha saputo leggere un errore clamoroso. Qual è l'errore? Qual è? Il primo poliziotto è talmente poco riflessivo che per allontanare un pitbull gli dà dei calci. Quel pitbull era un gran signore, perché se fosse stato un pitbull normale la coscia sarebbe già a Notre Dame, se la portava
via per chilometri. Ci sono i referti medici della polizia. Gli ha bloccato la scarpa, Pitbull l'ha afferrato la scarpa e quindi probabilmente anche con i denti. E ci sta pure che il collega, non sapendo che questo genio, questa volpe, gli ha dato tre calci al cane, semplicemente per farlo andare via, gira e gli spara. E gli spara e gli fa saltare un arto. A quel punto il cane morente cosa fa? Cerca aiuto, mezzo morto, moribondo, barcollando, cerca di raggiungere chi? La zona dove ritiene che ci sia il proprietario per avere aiuto. Quel colpo secondo di pistola è una buffonata, perché se fossimo stati in una situazione uguale con un essere umano, quel poliziotto ha dimostrato di non avere alcuna capacità riflessiva. Siccome noi abbiamo però, tantissimo bisogno di mani per l'agricoltura in Italia, perché dici che il poliziotto si deve dare all'agricoltura, si deve dare a... Sì, io sono più che convinta che ha clamorosamente sbagliato mestiere. Cioè deve andare a zappare sostanzialmente. Già una persona che cerca di allontanare un pitbull a calcio, un pitbull che non se lo sta cagando di spari. Ma infatti ha fatto bene a sparargli. È un il pitbull si è suicidato. Io voglio capire una cosa, scusa, questa persona che parla in sottofondo non ho il piacere di conoscerla. Gottardo si chiama Gottardo. Non ci tengo perché sto facendo una ricerca sul quoziente intellettivo medio dell'universo. Benissimo, ed è sicuramente più alto di quello del pitbull, se no non sarei un uomo. Ma guarda che tu ce l'hai più alto di quello del pitbull, non ci crederebbe neanche Batman. Insomma, io non vado in giro a rompere i coglioni ai poliziotti. Fammi parlare un attimo con Cruciani, perché tra l'altro onestamente meglio, sì, con tutto il rispetto. Scusami Ilaria, però c'è una cosa. Allora io posso anche capire quello che dici, però non potete rompere i coglioni con sto pitbull. Che cosa ha fatto? Cosa non ha fatto? Cosa ha fatto? Cosa non ha fatto? Si muove così, si muove con la... Dai, su. In quale articolo della Costituzione c'è scritto che non possiamo rompere i coglioni? Questo è stato portato giù da un signore che è un pregiudicato che doveva andare in galera ed era domiciliari, che se l'è portato apposta, per aizzare. In uno stato normale, che però sia un paese normale, perché l'Italia è un paese di deficienti, se c'è un pregiudicato che esce con la pistola in mano, come ha fatto questo signore, si spara nei piedi al pregiudicato, non al cane che non c'entra una mazza. Capito qual è il problema? Siamo in un paese di deficienti. Cioè, al pregiudicato sì, è una nazione di idioti. Ma scusami, il pregiudicato sì e il cane no, ma guarda che è incredibile. Cioè. Il pregiudicato sì, perché ma tu pensi che debba pagare il cane le rapine o quello che ha fatto quel signore deve pagare il cane? Ma io non ho capito, ma perché rompete? Ma che ve ne frega se è morto il pitbull del pregiudicato? Il pitbull era stato portato giù. Che me ne frega? Io vivo con i cani, quindi conoscendone l'intelligenza. Vabbè, è morto uno, chi se ne frega? Non sarà mica la morte di una persona. Non possiamo paragonare la morte di un cane alla morte di una persona. No, assolutamente. La morte di una persona a volte vale anche di meno. Quando uno ha un cosiddetto intellettivo basso, che vuoi che sia una perdita. È per quello che lei, signora... Quando muore un cane intelligente, quando muore un cretino, io vado anche al funerale e ci vado. Lo vedi, oppure... È per quello che lei vive con i cani e non con le persone. Scusami, la cosa fondamentale è che voi vi state passando le vostre giornate dietro ai movimenti che ha fatto il pitbull per strada e che cosa ha fatto, io cosa non ha fatto. I poliziotti sono stati aggrediti dai poliziotti che hanno sparato al pitbull. Mettetevi l'anima in pace. Io i movimenti per mia natura li faccio solo di ordine giuridico. Acquisito gli atti, ho dato incarico al legale di Catanzaro che mi rappresenta e sta rappresentando altri quattro enti di tutela. Ho dato incarico di fare il processo. Pensate, il processo contro chi? Contro il poliziotto? Certo, contro chi ha usato un'arma impropriamente. Certamente. Ma mi rendete conto? I poliziotti? Impropriamente perché? Ma che ne so? Ma impropriamente perché? Perché? Perché tu non ci credi? Un cane che ne aveva invece soccorso e portato a un veterinario, perché il cane non ha rapinato nessuno. Mentre c'è un pregiudicato. Non ha rubato a nessuno, mentre non ha aggredito nessuno. Mentre c'è un pregiudicato. I referti dicono che hanno vatti a guardare il filmato dell'orientatore, non ce n'è. Che ti devo dire? Che c'è per farti contento? Ciao Ilaria, un abbraccio. Ciao, signora. Ciao. Un po' di valeriana tutte e due. Abbiamo tutto? Certo, assistenza medica, rimborso spese mediche, medico in videochiamata per un videoconsulto 24 ore su 24. Ah, no, i passaporti. Alla tua salute in vacanza ci pensiamo noi. Lo facciamo da 50 anni. Europa Assistance. You live, we care. Chiama l'803 803. Vai sul sito nelle agenzie di viaggio o assicurative. Messaggio pubblicitario di Europa Assistance Italia. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su europaassistance.it.
Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Innovare e digitalizzare i processi della supply chain crea competitività per le aziende. Mobile computing, barcode scanning and printing, RFID e real-time locationing ne garantiscono la visibilità. Multimac.it. Connecting Technologies. Signore e signori, bambini, si parte. Prego, indossate i bracciali. I bracciali? Certo, possiamo vincere la nausea in auto, in mare, in aereo con i bracciali P6 Nausea Control, senza medicinali. Sì, una costante pressione, tre dita sotto il polso, il punto di agopuntura P6, è necessaria ai bracciali P6 Nausea Control per agire contro nausea e vomito, anche in gravidanza. P6 Nausea Control, prima del viaggio, passa in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Le parole chiave per i vertici aziendali. Responsabilità. I manager sono responsabili del corretto smaltimento dei rifiuti industriali. Per risolvere in totale sicurezza c'è Omnisist, con più di 20 anni di esperienza. Omnisist non ha impianti, seleziona in modo indipendente i fornitori più adatti e offre totale tracciabilità. Operativamente accedi quando vuoi a tutti i sistemi e in più al tuo fianco c'è un area manager per qualsiasi esigenza. Un vero e proprio sistema di gestione avanzata dei rifiuti, con una maggiore garanzia di continuità operativa, utile anche per la certificazione 14.000. Omnisist risolve anche il singolo smaltimento dei rifiuti industriali, ma la sua vera forza è l'outsourcing completo, ribattezzato Total Relax. Chiedi un waste check-up gratuito su omnisist.it. È la tua responsabilità, meglio scegliere bene. Omnisist, il valore della responsabilità. Acquisto, noleggio. Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Nasce Noleggio Chiaro, il primo noleggio a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles che ti permette di scegliere oggi l'auto o veicolo commerciale che desideri e ti dà la possibilità di acquistarlo dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Fiat Professional Doblò è tuo da 229 euro al mese con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 31 luglio e soggetta ad approvazione Lisis. Durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 6.500 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Da MediaWorld torna Bye Bye Rate. Compri oggi e paghi da gennaio a tasso zero. Come smartphone Samsung Galaxy S10 a 849 euro o in 20 rate da 42,45 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 17 luglio. Messaggio pubblicitario. Informazioni negozio salvo approvazione della finanziaria. Ehi Federico, hai visto quella triglia? Mi ha fatto l'occhiolino. Chiara, non agitarti, sto cercando di fare un selfie con un'aragosta rarissima. Dai, dai, non perdiamo tempo, ci aspettano, dobbiamo riemergere. Eccoci qua, siamo pronti per parlare di acqua. Ma non solo salata, anche dolce, da bere, per irrigare, i laghi, oh, i fiumi. Oh, non svegliamo altro, vi aspettiamo con Mare Futuro, sabato alle 14.45. Con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco, qui su Radio 24. In collaborazione con ISME, Centro Interuniversitario per le Ricerche sulle Tecnologie Marine. La Zanzara. Italiani, popolo di magnacci, il vostro capitano leggermente la piglia in culo e siccome adesso il culo gli brucia, fa il qua qua qua, perché nella vita ci sono uomini, mezzi uomini, l'indichetti è qua 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 e voi votate un qua qua qua, quindi siete un popolo di miserabili. Ha svenduto l'Italia quel miserabile bastardo di Salvini e speriamo che continui lui a governare, così l'Italia diventa come la Russia e dovete stare con due piedi dentro una scarpa, coglioni! Questa signora che ha chiamato ora deve assoldare un killer e fargli sparare in bocca quando mettono piede dentro. Queste merdacce infami. Allora,
forse questo si riferisce alla signora Rosanna Sapori, insultata, attaccata da Gottardo. Attaccata, no, da Gottardo. No, no, ricondotta ai valori della vita, che non sono certamente i bolli, le sigarette o quello che vende in quella tabaccheria. Beh, poveretta. Ma che c'entra? Tu l'hai attaccata perché detto quattro stecche di sigarette. Dai, su, una vergogna. Ma, ma ti pare normale che uno sta 2-3 settimane certo, dentro certo. 2 metri per 3? Normalissimo. Per difendere cosa? Normalissimo. Ma devi difendere la tua vita. La tua vita è fuori ma da cosa uno può difendere quello che vuole. E non c'è nessun insulto in questo. E insiste, Però, ragazzi, prima di tornare agli ascoltatori, io voglio farvi sentire gli audio che mi sono arrivati da un misterioso professore, pare olandese. Aiuto, aiuto, un aiuto. Professore, perché dici aiuto? Che ne sai te? Tremo, cioè, che ne tremo sai? Già, perché so che dici, non sarà, sarà un professore, olandese che si occupa di Ursula von der Leyen o cioè, non che sarà un politologo, secondo te? Non... No, no. Allora, questo tizio, non sarà così. Questo tizio, lo sentirete, si chiama Van de... almeno si dovrebbe chiamare, ma chi se ne frega? Parla di una cosa che può distruggere la vita di coppia. Sentite. Oh, mamma. Sono il professore Van de Velde, internista, urologo, sessuologo. Vorrei inviare questo mio primo messaggio e in base a questo invierò altri messaggi. Un argomento molto importante e molto delicato. Oh, sentiamo. Vorrei avvertire gli uomini di un fatto poco conosciuto e, se conosciuto, forse molto sottovalutato. La enorme esplosione delle vendite di sex toys con riferimento ai vibratori a frequenze variabili e vibratori a vuoto, quindi succhiatori, molto conosciuti, credo, sono la rovina della vita sessuale della coppia fissa. Nota bene, della coppia fissa. Sentiamo l'esperto, perché i vibratori sono la rovina della coppia. Badate bene, ha detto, della coppia fissa, non quella occasionale, non della coppia in quanto tale. I vibratori come il male assoluto. Con essi la donna potrà scegliere la propria frequenza, la locazione, l'intensità, la durata e la profondità. Dunque? E poi chiaramente con la mente nella simbolia del fantasma, che può essere il marito, il vicino di casa, un attore o il poliziotto che gli ha fatto la multa. I nuovi vibratori, grandi come un accendino a testine rotanti, riescono a creare un orgasmo nel giro di pochi minuti nel vostro partner. E potreste avere la piacevole sorpresa di trovare la moglie attaccata al soffitto per questo intenso orgasmo. Scusa, cos'è? Gatto Silvestro? No, ma è un'immagine così, nel senso che la donna con questi nuovi vibratori, vuole dire Van de Velde, il misterioso Van de Velde, riesce a godere in maniera così intensa e anche rapida. Io conosco Von der Leyen, non Van de Velde. In maniera così rapida e repentina. Von der Leyen, sì, d'accordo. Questo però è Van de Velde, è molto più interessante Van de Velde di quello che può dire. Comunque andiamo avanti, che è importante, andiamo avanti. Una volta conosciuto questo diavolo vibrante, la donna non desidererà altro che usarlo. E basta, il vostro pene ve lo potete dimenticare. Chiariamo prima un concetto importante. Chiariamo, ed è quello dell'orgasmo nella donna. Cioè? Tutti gli orgasmi femminili sono orgasmi clitoridi. Chi vi dice altro non conosce assolutamente il tema. Allora, al di là della questione dell'orgasmo, eccetera, la cosa fondamentale dice il diavolo vibrante. Bellissimo, questa definizione del vibratore mi ha appassionato. Il diavolo vibrante, perché per lui è un diavolo. Cioè, per la coppia fissa è un diavolo. Già anche si percepisce. Per Adinolfi, anche per Adinolfi, probabilmente. Cioè, anche per Adinolfi. Anche per Don De Capitani, in una certa maniera, c'è un diavolo. Dici, Salvini è il diavolo vibrante. Fermo. Questo perché le radici del clitoride si estendono in profondità nella vagina ed anche intorno alla vagina. Quindi la stimolazione può solamente avvenire nel contorno di queste ramificazioni, quindi in punti diversi di quelli di questo pulsantino sopra l'apertura vaginale, che chiaramente è la clitoride. Vabbè, ma andiamo avanti, voglio capire perché il diavolo ci arriva sto Van de Velde oppure no? Poi tutte quelle chiacchiere sul punto G, di cui gli studiosi, gli amatori cercano, palpano,
non è nient'altro che la parte posteriore della clitoride e nell'interno della vagina. Quindi anche l'orgasmo vaginale, l'orgasmo che si ottiene con la penetrazione del pene, viene creato da nient'altro che dalla pressione sulle parti della clitoride interne che circondano l'apertura vaginale. Questo l'abbiamo chiarito, non esiste secondo lui questo secondo orgasmo. Ma vogliamo andare al punto, però, Van de Velde? No, ma aspetta, ormai aspetta. Cos'è? È andiamo... una trasmissione di ginecologia, no, questa qua. No, ma neanche. Ma voglio arrivare alla... non parla mica come un medico, parla come il mio meccanico. Dai. Aspetta. Quindi possiamo generalmente dire che la penetrazione vaginale con il pene per la maggior parte delle donne non è un buon metodo per raggiungere l'orgasmo. Ma semplicemente perché il clitoride non è sufficientemente stimolato in questo modo. Quindi, se vuoi dare alla tua donna un orgasmo, è meglio rimandare questo atto, cioè l'atto della penetrazione, dopo, e quindi usare strumenti più delicati. Quali sono gli strumenti più delicati? Sono le dita o la lingua. E qui ci sarà un discorso a parte nei prossimi messaggi. Allora, non ho capito bene, secondo questo non si deve scopare. Questo è il punto. Cioè, non ci deve essere a Van de Velde. Ma che vuol dire? Cioè, la donna arriva all'orgasmo solamente attraverso le mani o la lingua e non attraverso il pene. Ma questa è una rivoluzione pazzesca, oppure una puttanata pazzesca, mi permetto di dire. Ma andiamo avanti. Meglio. Assolutamente niente vibratori. Tutto al più li potreste usare in un rapporto occasionale, con un amante occasionale, e sperimentare, ma non con il proprio partner. Ho delle storie da raccontare incredibili in cui si è giocata la vita sessuale grazie a questi maledetti diavoli. Scusa, Gottardo, tu che sei un tecnico o sei appassionato della materia come me, peraltro, ma hai capito perché secondo lui sono dei diavoli questi vibratori? Cioè, perché sostanzialmente... È la robotizzazione del pene, praticamente. Van de Velde, nella sua follia totale, tocca un punto, ahimè, credo scoperto per molti, tanto che mi viene voglia di perquisire i cassetti di casa di mia moglie. Potrebbe spiegare molte cose un ritrovamento poi di un vibratore nelle ultime settimane. Roberto da Milano, vai Roberto, dimmi. Ma qui siamo impazziti. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Gottardo e soprattutto buonasera Parenzo. Io ho cercato... Buonasera, ascoltatore. Buonasera, l'unico cervello pensante tra i tre. La voce non mi è nuova però, caro Roberto. No, Roberto, certo che non sono nuovo, sono quello che ha chiamato l'altro ieri. Ho cercato anche di contattarvi ieri sera perché avete detto le solite sconcezze. Ah, però sei quello che ha lavorato con la Brambilla, sì, no, Roberto. Non è che ho lavorato, lavoro. Lavori con la Brambilla. Ah, bene, che quali sono le follie? Quali sono le follie che abbiamo detto sul pitbull, sull'orso, su che cosa? Allora, innanzitutto sul pitbull vi prego per favore di informarvi bene, perché il pitbull è stato ucciso a sangue freddo senza che avesse... Lo sappiamo. La polizia dice che è ferito dei poliziotti e tu vuoi smentire la polizia. No, ma per carità, io non ho naturalmente nulla contro la polizia, che ringrazio per fare il suo lavoro. La polizia dice che è stato aggredito, che sono stati aggrediti degli agenti e ci sono anche i referti. I poliziotti sono uomini e in Italia capita anche che gli uomini, per difendersi, dicano delle bugie, e questo è quello che la polizia ha mentito. Un uomo che lavora con la Brambilla. Il G8 ti dice. Ma cosa c'entra il G8? Il G8 con i cani, col pitbull. Che anche la polizia dica delle bugie. Vabbè, allora cosa volevi dire ancora? Ma interroghi il ministro dell'interno. Interrogate pitbull, che ti dico? Allora, fate un'interrogazione a Salvini. Poi volevo dire che Gottardo, che sosteneva che stando le persone a dare calci ai cani. Ma no, io non incito nessuno, dico come faccio io. Ma cioè, no, tu, secondo te è un reato? No, secondo me è un reato. Vabbè, è un reato adesso, previsto, dai, reato cosa? Previsto istigazione alla violenza sugli animali. Guardi, le spiego. Contro gli animali non necessari.
Ma prego, posso la trasmissione è sua. Ma che vuoi fare? Vuoi denunciare? Vuoi denunciare? Allora, vabbè, che vuoi denunciare? Aspetta. Assolutamente no. Da quel punto di vista lì io sono come te, cioè i tribunali sono già sufficientemente intasati senza andare a rompere le scatole per queste cose qua. Volevo solo far notare questa cosa. Ma se il cagnetto mi arriva a leccarmi il piede o la caviglia, io appoggio il dorso sulla sua pancia, il dorso del mio piede sulla sua pancia e lo sposto di un metro, di un metro e mezzo, mica lo calcio, mica faccio un calcio. Vabbè, adesso perché? Adesso non girare intorno, è sacrilegio venirmi a rompere le balle quando faccio colazione. Lei ha detto dare un calcio e spostare di 10 metri, quindi poi ha detto allora se poi il cane ritorna, allora lì parte il calcio, scusi. Lì parte il calcio, scusi lei, e lei commette in quel caso. Va bene, grazie Roberto, grazie. Anna Laura, Bergamo. Anna Laura, vai. Sì, pronto, buonasera. Anche dimmi, io volevo intervenire a proposito dell'argomento trattato ieri, cioè? Quello di cui state parlando. Cioè il pitbull, che cosa? Esatto. Il pitbull. Sì, allora che io c'è? Partirei da un principio, non so se voi avete visto bene il video nel quale viene tratto in arresto il pregiudicato. Il pregiudicato, che sicuramente si è dimostrato aggressivo nei confronti delle forze dell'ordine, viene poi condotto verso un'autovettura e manganellato brutalmente. Non so se brutalmente l'avete vista, non l'avete visto. Non, sì, ma io ho visto tutti i video. Delle mazzate incredibili. È normale, è normale che il cane, che per indole difenda il padrone, si trovi in una situazione comunque di stress e quindi reagisca. E allora? Io non lo so se ha morso o non ha morso, ma non mi sembra il caso di arrivare a sparare una creatura. E si è preso una pistolata, mi sembra normale, no? Pistolata, normale. Allora la prossima volta che ci incontriamo per strada e uno di voi... Ma cosa c'entra? Cioè, si agita. Voi, scusate, però li considerate come esseri umani? Se uno sta per avventarsi o c'è il pericolo... Sì, voi lo considerate, voi animalisti, non so se lei è un animalista, comunque gli animalisti li considerano come esseri umani. Se uno tenta di aggredire un poliziotto, titolari di diritti, fermi tutti, gli animali sono titolari di diritti, fermi tutti, grazie al cazzo, fermi tutti. A volte fare impresa è come correre con una valigia in mano. Meglio se te la fai portare da qualcuno. E meglio ancora se è un amico. Con INAZ hai un outsourcing sicuro per gestire le tue risorse umane. A cominciare da subito. INAZ. Human Energy. Devi fare la manutenzione alla tua Ford, ma non sai a chi affidarti. Così la lasci al meccanico sotto casa. Ma lui è più un elettrauto specializzato in impianti audio. Così ti monta amplificatore e due subwoofer. Fai il soundcheck, sfonda il tettuccio e ti ritrovi con una cabriolet. Perché trasformare la tua auto in una cabriolet quando puoi affidarti a tutta la qualità di Ford Motorcraft Service? Se sei Ford da più di 4 anni, con la manutenzione Motorcraft, hai cambio olio, filtro aria e 29 controlli a 129 euro. Scopri di più su Ford.it. Eccone un altro. Capo, ricorda quella pratica urgente da aggiornare? Dov'è finita? Il cliente è infuriato. E non la trovo, troppi documenti. E dove sono la nostra efficienza e affidabilità? Quanto mi costa tutto ciò? Affrontiamo la digitalizzazione documentale? Sì, ma come? Per abbattere inefficienza e costi documentali, non sparare a caso. Chiama Kyocera Document Solutions, gli specialisti del documentale. Trovi i documenti subito, li scansisci in cloud e li stampi da mobile. Kyocera Document Solutions, la trasformazione digitale che ti fa focalizzare sul tuo core business. Scopri vantaggi su www.kyoceradocumentsolutions.it. Tutti vogliono far parte della convenienza doppia Coop. Ecco una bella albicocca. Allora, come hai conquistato tutti? Modestamente per due qualità. Sono conveniente per la spesa e per l'ambiente. Visto che forza la mia confezione, è almeno all'80% di plastica riciclata. Più buona di così. Fino al 17 luglio, albicocche origine Coop a solo 1,28 euro al chilo. La Coop sei tu. Acquistare la nuda proprietà di un immobile con Preatoni Nuda Proprietà significa investire in un valore destinato a crescere nel tempo. Con la nostra formula esclusiva ti mettiamo al riparo da rischi e rendiamo liquido l'investimento. Chiama il numero verde 882 55 55 oppure visita www.preatoninudaproprietà.it per scoprire come. Con Preatoni Nuda Proprietà la casa ha un nuovo valore. In qualità di capofamiglia hai il dovere di accompagnare i tuoi figli a scuola cantando a squarciagola, riempire il bagagliaio con zaini e tende per un weekend selvaggio, guidare tutta la notte per goderti l'alba sul mare. Volkswagen Caddy, per famiglie dallo spirito libero. Fino al 31 luglio tuo con progetto valore Volkswagen da 147 euro al mese in 47 rate. TAN 3,99 fisso, TAEG 4,77. E dopo 4 anni puoi sostituirlo, rifinanziarlo o restituirlo. Disponibile da 5 a 7 posti con trazione 4 Motion e cambio DSG. Strade in diretta.
Buon martedì sera a tutti voi che siete all'ascolto. Circa un chilometro di coda a causa di un incidente nel nord-est d'Italia, sulla 13, la Bologna-Padova, disagi a partire da Monselice fino a Terme Euganee in direzione di Padova. Restiamo in zona sulla 4, la Torino-Trieste in direzione Trieste, segnalate code a tratti per l'intensa circolazione tra San Stino di Livenza e Portogruaro. Ci spostiamo in Lazio in occasione del concerto di Jovanotti, il traffico è congestionato sulla 12, la Roma-Civitavecchia, vengono segnalati circa 13 km di coda tra Roma Ovest e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Restiamo in zona per raccomandare particolare attenzione alla guida per chi in viaggio deve percorrere la 1, la Milano-Napoli, e segnalata infatti la presenza di un incendio con fumo sulla carreggiata tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi. La Zanzara. Ciao Giuseppe, siamo in un sexy shop, stiamo acquistando un gioiellino, ti piace questo? Bellissimo. Descrivilo a Giuseppe, che cos'è? Allora, praticamente un dildo di misura media con sopra una fantasia aliena. Aliena? Aliena, per avere un orgasmo galattico. Hai capito Giuseppe come siamo messi qua? T'abbraccio Giuseppe, ciao. Luciani, sei tremendo. Porto mia mamma dall'oculista a far la visita e guardo i piedi della dottoressa tutto il tempo. Ma vaffa. Bella Pette Crucià, Torremolinos, spiaggia in Spagna, io e la mia compagna, 17 anni e ancora si tromba due volte al giorno. Accendiamo un micione, spiaggia solitaria e vai con podcast della Zanzara. Viva l'erba e viva la Spagna! Open mind! Open mind! Cioè, ci sono tutti gli italiani che fanno fatica a dormire per il caldo. Io faccio fatica a dormire perché mia moglie fa delle bronze che praticamente non lasciano scampo. Vergognati, Cruciani, io non so come fare, non si riesce a dormire dalla puzza. Allora ragazzi, siamo qui con Davide da Trieste, vai Davide, dimmi Davide. Ciao, ciao Cruciani. Niente, io volevo parlare in merito alla questione dell'orso. Prima Parenzo ha detto una cavolata. Cioè, che ha detto? Spiegami. Che ha detto che non si può mangiare l'orso in Italia, non è vero. Io ho mangiato... No, Parenzo, che adesso non c'è più, ha detto una stupidaggine, ma gliel'abbiamo detto, gliel'abbiamo fatto notare, perché in realtà l'orso si può tranquillamente mangiare, non si può cacciare e non si può portare nei ristoranti. Cioè, perché è evidente che nei ristoranti ci vuole... No, io l'ho mangiato in ristorante, in un'osteria. Sì, ma secondo me non si può fare, secondo me non si può fare perché... Hai bisogno di autorizzazioni particolari, questi avevano delle autorizzazioni per tutta della selvaggina, tipo la pernice del Bengala, robe così. Non lo so, non credo, perché ogni carne deve avere una sua tracciatura, una sua provenienza, e l'orso può darsi pure che si possa fare, non lo so, cioè, francamente non lo so. Io penso di no. Comunque, dove l'hai mangiato? In quale osteria, scusami? L'osteria adesso non c'è più, era alla Tisana, si sono spostati alla Tisana, provincia di Udine, si sono spostati sempre provincia di Udine in un altro paese per questioni logistiche. Non ho capito, dove era? In provincia di Udine, dove era? Sì, in provincia di Udine. Vabbè, ma è orso che proviene dalla Slovenia, mi pare evidente, no? Sì. Vabbè, no, allora? Niente, dopo volevo dire questo. Volevi dire com'è che... questa carne? Cos'hai mangiato? Fine, la coscia? Sì. La salsiccia? Gli ossetti? Io ho mangiato sia un ragù, tipo... Sì. Alla fine come un ragù di cervo. Sempre selvaggina, alla fine. Come mangiare cervo, cinghiale, capriolo. Forse un po' più stoppaccioso, ma non... Nulla di più. C'è il gusto di dire io ho mangiato l'orso e l'orso non ha mangiato me. Quello che vino ci si abbina secondo lei? Che vino ci si abbina con la carne? Vabbè, adesso l'orso? Non è che rosso, Paolini o... rosso. Boh, cioè, me è che cazzo di domanda è? Dai, Antonello da Messina, dai. Antonello bisogna da Messina. Prepararsi per la grande mangiata poi. Antonello da Messina. Pronto, buonasera. Vai, Antonello. Pittore. Dimmi. Sì.
Volevo Platinette. Platinette chi sarebbe? Ah, Platinette, il nostro Platinette. Dimmi, Antonio, sta qua, dimmi. Solo gli piace la carne d'orso a lui. Certo. Io ho un bell'orso sotto, Crucia, se gli piace. Ma che vuol dire? Te dico, prima non sono animalista. Dai, Antonè, ma che battute sono? Dai, che cosa vuoi dire? Aspetta. L'orso, un uomo sacro. No, la provenienza nostra, lo sai qual è? Qual è? Che da mangiare ce la rimediamo da soli. Allora? L'orso se la rimedia da solo. Io odio gli animali di casa, quelli che cazzo servono, danno solo fastidio. Allora non ho capito perché. È un animale sacro. Ma come vi permettete a dire che mangio la carne d'orso? La fate proprio schifo. Ma fai schifo tu, fai. Ma fate schifo voi. Ma fai schifo tu. Ma farai schifo tu. Ma farai schifo tu, farai schifo. Ma come vi permette a dire un animale sacro che si rimette da mangiare da solo? Ma sacro di che? Ma sacro per te? Vabbè, ma anche la gallina si rimette da mangiare da sola. Allora? Vediate voi, un pezzo di cazzo. No, ma allora, Antonello, allora. Senti, facciamo così, Lucia, facciamo una scommessa. Andiamo a una città, in Australia. Tutte che cazzo costosa. Come io, no, senza una lira. Vediamo chi campa. Ma che c'entra, scusa? Ma chi c'entra? Ma che scommessa è? Io un animale che si rimedia da mangiare da solo, io odio i cacciatori. Perché lo sai che gli metterebbe in mano all'animale un fucile pure a loro? Io li odio i cacciatori, perché uccidono gli animali che si rimediano da mangiare da soli. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega che si rimediano da mangiare da soli gli animali? Ma non ho capito. Che ragionamento è? Per me sono sacri. E saranno sacri, per me non sono. Da noi. Per me non sono sacri, alcuni si possono cacciare, altri no. La mucca, il toro, lei lo mangia? L'orso è proprio l'ultimo che si può cacciare. Tu la mangi la carne? La mangi la carne? Io sì, la mangio. E allora la che cazzo vuoi? Allora che cazzo c'entra l'orso? Mangio la carne che mi ha dato il Signore, mangio la pecora, mangio la mucca, mangio e questi, il e questi perché non sono sacri? Scusa, perché l'orso deve essere sacri? Perché rimette da solo la pecora. Quelli sono stati fatti apposta per darci l'alimento a lui, capito? Ho capito. Ma dai, su, Antonello, sei ridicolo. Per fortuna sei. Che non abbia, sei no, fortuna che non abbiamo fatto il ponte. Mangio la carne d'orso col vino, ma specialmente quel gay che c'è lì vicino, Platinette lì. Ma io sai che chiederebbe questa. Perché Platinette? Non so neanche biondo. Ma io per me il peso era minimo 120 kg. No, 110. No, 114, mi sono pesato stamattina. Tu ti stai a camuffare che ti dicevo, tu sei Platinette, capito? Ma non è che essere Platinette meglio, ma non è un insulto, poi. Non è una stupidaggine. È un insulto essere Platinette, apposta, per me c'è la voce di Platinette, perché io l'ho scambiato per Platinette, mica è un insulto. Sarebbe un insulto se io fossi messinese che lei mi dicesse io sono un tuo concittadino. Quello sarebbe un insulto. Ma sono contento che non hanno fatto il ponte avendo gente come lei a Messina. Scusa Platinette, ma sei veneto tu? Perché abiti a Padova. Certo che sono veneto e sono orgoglioso di essere veneto. Come voi non potete vedere quelli del Basso Italia. Ma perché no? A parte io i siciliani li amo, quelli intelligenti li amo. C'è gente intelligenti. Ma ti ricordi Mussolini che va da terra fino al Lazio? Allora? E siete tutti a spatriare. Ma no, stati che sono intelligenti di che? Adesso gente lavoratrice, ha fondato Latina. Voi purtroppo siete stati fortunati. Ma tu comunque secondo me sei rincoglionito, Antonello. Sì, ti posso dire? Io ve l'ho detto, però, dato che sono rincoglionito, facciamo una scommessa, andiamo a un paese. Ma io perché dovrei fare una scommessa con te? Ma perché dovrei fare questa scommessa in Australia con questo? Vediamo chi campa. Ma chi se ne frega, anche se campi tu, te credo, sei state buoni a vivere da sole, capito? Ma no, no. Certo, lei è più vicino all'uomo delle caverne, effettivamente. Quindi bravo. Si saprà industriare meglio. Ma i suoi genitori erano cugini tra di loro per caso? Sì. Vedi, questo spiega molto. Sì, siamo cugini tra di noi. Sì, voi siete civilizzati e noi siamo quelli incivilizzati, capito? No, pensavo che lei avesse. Ma poi non ho capito, ma questo accento da Messina non è proprio da Messina, questo accento. Guarda, Antonello da Messina è un cavallo strotto. Pure no, è un pittore. Hai detto Antonio, a parte che è un pittore, ma Antonello da Messina in realtà è un chi non è da Messina. Che correva stai chiamando da Roma tu, solo che hai detto sì. Antonello da Messina, hai fatto finta di essere e perché non ti vuoi fare riconoscere? Tutto un fake. Perché me lo fa riconoscere? Perché si vergognerà di essere nelle condizioni in cui si trova. Ma lei ha preso dei colpi in testa per caso tempo addietro? Ha avuto la meningite? Se mi fa parlare il secondo, dimmi. Io penso che l'università che ho io di 60 anni,
60 anni di strada, l'università della strada. Sì, tu te la devi insegnare, sognare. Cazzate, io sono con una campana di solo, da solo. Ma che hai fatto nella vita? Che hai fatto? Che hai fatto nella vita? Tutto, ho conosciuto tutto e ho fatto tutto. Ma che hai fatto? Te sei drogato? Te sei pure drogato? Non drogato, te sei drogato te, perché sono una persona un po' intelligente. Ma che vuol dire? C'ho l'università di strada. L'università di strada. Ogni tanto sei andato a Gnotte. Hai fatto il rapinatore? Hai fatto il rapinatore? Ma perché mi fa dire cose? Sei stato in galera? Che ne so, sei stato. Dico solamente, guarda, poi anzi, ti racconto un'altra cosa. Guarda. C'è stato un episodio l'altra settimana, no? Il tabaccaio che è morto con quello che era algerino, non lo so, galese, non lo so. Ma quale? E quel criminale che ha ammazzato quei due bambini. Quello picchiato a Napoli. Giusto? Quel criminale che ha picchiato, non ho capito. No, che quel criminale che ha ucciso, drogato con la macchina, il sud, ha ammazzato due bambini. Ah, sì, sì, certo. Allora? Quello dovrebbe buttare la chiave, giustamente, no? Ma però adesso, situazione in Italia, secondo te chi è andato meglio? Che l'hanno arrestato tutti e due. A chi quello si è rovinato la vita, perché è drogato, è giusto che non esce più. Mentre invece quello che faceva il barbone per strada, adesso fa il signore, capito? Perché nei carceri italiani adesso non so come quelli del 65 che c'era il buio. Non ho capito, chi è che gli è andata bene, scusa? Gli è andata bene l'africano. E perché? Perché lì adesso studia, mangia, beve, capito? Ma c'è dove? In carcere? In carcere? Sono africani oggi in Italia. Ah, tanti si fanno arrestare apposta. Ah, ce l'hai pure con gli africani che vengono in Italia, tu? No, ma lei nel buione. C'è una situazione in Italia che al carcere stanno in albergo. Ma lei nel buione, c'è stato nel buione, ha fatto un po' il gangster da giovane. Io sono per cazzi mia questi. Hai fatto, sei stato in galera. Sai che provochi. Hai fatto parte della Maiana, eh? Ah, Maiana, è terribile. Lo conosceva il terribile. Capito, poi provochi. Io sto dicendo la situazione. L'ha conosciuto il terribile. Allora, ma lei sei stato in galera. Baccaio, che pensi, che hai detto male? Sì, sarà in galera. Spero che gli sia andata male. Spero gli sia andata male. Scusa, Crucia, la galera di oggi. Lui dovrebbe fare la galera a questi qua. Ah, perché tu l'hai fatta allora? Ma quella da sì, io l'ho fatta. Sì, non me lo ricordo. Quanti anni hai fatto? Ma che ho fatto? Un pezzo di cazzo, non l'anno. Ma quanti hai fatto? Innocente. Ma che vuoi, innocente o no? Non lo posso sapere. Ma quanti hai fatto? Quanti anni ho fatto? L'anno non l'ho fatti, però ho fatto innocente. Se 60-65, quella è la carcere. Hai fatto qualche anno? Hai fatto qualche anno? Senti, Luciano, io dico. Ma non sia timido, si apra. Incontriamoci nel bar e te ne conto tutto quello che ho conosciuto io. Ciao, Antonè, ciao, t'abbraccio. Ciao. Pensavi di essere un cinico? Ti sei scoperto romantico. Credevi di essere sportiva? Ti sei vista elegante. Scegli il tuo stile. Rispecchia chi sei. Giulietta Carbon Edition. Con cerchi performance interni in Alcantara e finiture in carbon look. Lasciati conquistare dal suo carattere. A luglio su tutta la gamma Giulietta hai fino a 7.000 euro di vantaggi. E sulle vetture in pronta consegna tutti gli optional sono in omaggio. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. TAN 645 TAEG 879. Info su alfaromeo.it. Giulia e Andrea del bistrò milanese Nudo e Crudo hanno scelto le carte prepagate soldo per la gestione delle spese. Mai più senza. Le ho assegnate online ai collaboratori senza andare in banca, senza presentare garanzie. Carico e controllo senza costi, senza attese, senza sorprese. È semplice, come la migliore cucina. Mai più senza. Soldo.com. Le prepagate business scelte da oltre 40.000 aziende. In qualità di capofamiglia hai il dovere di accompagnare i tuoi figli a scuola cantando a squarciagola, riempire il bagagliaio con zaini e tende per un weekend selvaggio, guidare tutta la notte per goderti l'alba sul mare. Volkswagen Caddy, per famiglie dallo spirito libero. Fino al 31 luglio tuo con progetto valore Volkswagen da 147 euro al mese in 47 rate. TAN 3,99 fisso, TAEG 4,77. E dopo 4 anni puoi sostituirlo, rifinanziarlo o restituirlo. Disponibile da 5 a 7 posti con trazione 4Motion e cambio DSG. Una pianta può assorbire ogni anno fino a 50 kg di anidride carbonica e produrre l'ossigeno per 20 persone. Di piante e salute si parla a Flormart. Salone internazionale florovivaismo, architettura del paesaggio e infrastrutture verdi. Fiera di Padova 26-28 settembre. Flormart.it.
Quale sarà la professione più richiesta in futuro? Quali nuovi lavori 4.0 esistono già? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Sono Anna Marino e con I lavori di domani vi spiego in concreto cosa fanno e quanto guadagnano blockchain designer, strategist, data scientist, ma anche l'enologo o il magazziniere 4.0, tutte le figure più richieste nei prossimi 5 anni, ma che nell'80% dei casi le imprese non trovano. Insieme capiremo il lavoro che c'è e i lavori di domani. Tutte le puntate in esclusiva su radio24.it. Ogni giovedì una nuova puntata. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Buonasera, borse americane negative, il Dow Jones scende in questo istante dello 0,09%, mentre il Nasdaq perde lo 0,47%. Segno più invece in Europa, Parigi ha realizzato un guadagno dello 0,65%, più 0,35% per Francoforte, più 0,60% per Londra. Segno più anche Milano Piazza Affari, FTSE MI più 0,12%, FTSE All Share più 0,13%. Bene le banche, la migliore sul bandiere principale Unicredit ha guadagnato il 2,61%, Banco BPM il 2,56%, Fineco Bank è salito del 2,10%, i tre migliori e i tre peggiori. Fiat Chrysler, fanalino di coda, ha lasciato sul parterre il 3,10%, Pirelli è scesa del 2,49%, Atlantia del 2,35%. I cambi euro su dollaro a 1,12,04 è tutto. Il genio incontra il coraggio di fare impresa. Un connubio che produce innovazione. Da Leonardo e Ludovico agli innovatori di oggi. Genio Impresa, la mostra multimediale di Asso Lombarda sulle imprese d'eccellenza del nostro territorio. A Palazzo Lombardia fino al 15 settembre. Ingresso libero. Signore e signori, bambini, si parte. Prego, indossate i bracciali. I bracciali? Certo, possiamo vincere la nausea in auto, in mare, in aereo con i bracciali P6 Nausea Control, senza medicinali. Sì, una costante pressione, tre dita sotto il polso, il punto di agopuntura P6, è necessaria ai bracciali P6 Nausea Control per agire contro nausea e vomito, anche in gravidanza. P6 Nausea Control, prima del viaggio, passa in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Ah, che settimana! Non dirlo a me! Tra Mantova, Stoccolma e Londra non mi sono fermato un attimo! Wow, tu sì che ne hai fatta di strada! Fammi indovinare, o sei un giramondo o hai Visiran! Visiran è il servizio di gestione satellitare che ti permette di seguire la tua flotta aziendale quando e dove ti serve, senza muovere un passo. Scopri come connettere il tuo business con i tuoi clienti, dipendenti e con il mercato in modo facile, sicuro ed efficiente. Visita il sito www.visiran.com per una prova gratuita. Visiran, connect your business. La Zanzara. Ho appena provato a mettere in pratica l'insegnamento del maestro Candidi sulla tecnica della formichina, però non vi nego che ho avuto non poche difficoltà, perché in primis era difficile sincronizzare la lingua tra croci, cerchi e le dita della mano destra. E poi c'era il dito medio della mano destra che mi dava un po' fastidio perché era lì sospeso. Quindi vorrei che voi chiedesse al maestro se magari non è meglio che il medio lo si infila dentro e poi magari la formichina la si fa al contrario. Non so se ho reso l'idea. Sono di Bologna e volevo comunicare a quello che ha appena lasciato un messaggio alla Zanzara dicendo che in via Stalingrado ne è valsa la pena per la bionda. Volevo dirgli che in via Stalingrado non ci sono le troie, ci sono solo i trans e i finocchi. Ciao. A Gruciani, nuova esperienza un'altra volta. Che abbiamo fatto? Mi ha fatto venire stuzzicandomi il capezzolo. Hai capito, Gruciani, hai capito? Ciao, sono la Donatella di Varsavia. Che vuoi? Piccole labbra devono essere nascoste, se no sembrano cresta del gallo e fanno schifo, sono orribili, esteticamente sono orribili. Ciao, saluti da Varsavia. Bacio. Donatella da Varsavia. E l'estetica mito. Della vagina. L'estetica un della vagina assoluto. Ma non è vero, non sono d'accordo con Donatella in questo caso, perché le labbra possono anche essere prominenti e avere... Ma sì, la vagina è un po' vissuta, dai, va bene. Esatto, e avere il loro fascino lo stesso, ragazzi, dai, su. Deve essere mica appena uscita dal concessionario. Ma un po' sì, di strisci, dai, va bene, dai. Federico da Como, vai, Federico.
Pronto, Cruciani, Gottardo, ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. Volevo intervenire in merito a quel professore che dice che il vibratore rovina le coppie fisse e via dicendo. Io sono assolutamente d'accordo, sto con la mia ragazza da 4 anni, usiamo vibratori, ortaggi, spazio. Allora, non sei d'accordo, più. Non sei d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo, no, assolutamente cioè, no. Cioè, non è cambiato l'atteggiamento nei confronti dell'orgasmo della tua ragazza? Cioè, no, nel senso, non si è abituata troppo a tutti questi oggetti che tu infili dentro? No, assolutamente, variamo, una volta lo usiamo, una volta no, ma poi scusami, non si possono certo raggiungere orgasmi per quanto uno possa essere dotato come quelli che raggiungi con il vibratore, voglio dire, quelli sono strumenti studiati, costruiti e venduti per far godere le donne. Io sono ben contento se raggiunge un orgasmo fantastico con un oggetto che sia diverso dal mio pene. Poi... Senta, però, a proposito di oggetti diversi dal pene, va bene, i vibratori, ok, li abbiamo capito come funziona. Gli ortaggi, lei citava gli ortaggi. Vabbè, sì, ma questa è una vecchia cosa, non è mica una novità. Ma li coltiva lei o li va a prendere dal fruttivendolo? Dal fruttivendolo di fiducia. Ma lei li usa col preservativo o senza preservativo? Perché c'è una scuola. Li lavo attentamente senza preservativo. Perché c'è una scuola di pensiero che invece dice che bisogna mettere il preservativo, cioè coprirli praticamente. Sicuramente lubrifico, ma insomma. Meglio il cetriolo o meglio la zucchina? O la carota? No, la zucchina. La carota è piccola, dipende, ci stanno delle carote enormi. Che cazzo stai? Certo. Dico, i vibratori vanno usati, devono essere usati, bisogna dare un po' di brio. Il professore effettivamente dice che il rapporto, cioè in un rapporto fisso, in un rapporto costante, il vibratore poi questo rapporto lo rovina. Cioè, uno deve essere geloso di un pezzo di plastica. Non è gelosia, è perché a un certo punto la donna si abitua troppo al godimento col vibratore e diciamo che trascura quello con... Ma perché il professore vede soltanto il lato carnale dell'atto sessuale, ovviamente con una ragazza fissa non è solo quello. Ma a proposito di lato carnale anche vegetale, la zucchina poi la buttate oppure ci fate anche, non so, il sugo? Un amico una volta l'ha cucinata. Ma non sa di figa, dai. La invito a provare, Gottardo, la invito a provare. Dai. Ma non può sapere, ma che si è abituato alla birra al sapore di vagina, che manco sapeva di vagina. Ciao Federico. Ciao, ciao. Silvana dalla provincia di Roma, vai Silvana. Sì, buonasera, c'è Cruciani. Utilizzi queste robe qui tu nella coppia? Stai con qualcuno? Io veramente ero rimasta al problema degli extracomunitari. Cioè sì, ma no, ti voglio capire. Sì, però ti voglio chiedere una cosa. Tu hai un rapporto fisso, un rapporto con una persona? Hai un marito, un fidanzato? Sì, certo. Ecco, ma voi usate sex toys, vibratori, eccetera? No. Assolutamente no. Beh, assolutamente no, lo dici. 70 anni, ancora a 70 anni è una bellissima persona, poi non si vive solo di quelle. Cioè è ancora attivo sessualmente? No, attivissimi no, però insomma il gesto d'amore si fa anche magari condividere una spesa, cioè, una, mi stai dicendo che bello, mi stai che brava persona progetto, ma questo non c'è, vedi le persone vere, sì, mi le stai persone vere sono queste, Cruciani, però mi sta dicendo Silvana che sostanzialmente non scopano più, cioè questo mi sta dicendo. Ma che te frega te? No, però mi dice ma subentrano altre appunto, attività, subentrano altre cose, però sostanzialmente poi l'atto sessuale, tuo marito quanti anni ha, Silvana, scusami? 73. 75. Mi stai dicendo sostanzialmente che tuo marito ha 73 anni, sostanzialmente nei fatti non scopa più, sì. Diciamo. No, questo mi stai dicendo, ma non c'è niente di male, me lo puoi dire tranquillamente. Ma no, Cruciani, lo sai perché? Perché poi si finisce sempre, cioè si arriva anche nell'intimità, poi a parlare di progetti del giorno dopo. Noi siamo imprenditori, brava, hai capito? E dunque trascurate l'aspetto sessuale. Si nega, per esempio, realizzare un progetto delle nostre attività andato a buon porto, quello già un atto dato d'amore che ci permette, ma ho capito, di far sì, però uno può fare sia quello che farsi una bella scopata la sera, però se prevale quello, insomma, ma poi siamo stati sempre molto sportivi noi, ha capito? Noi siamo in che senso? È nel senso che siamo sportivi, professionisti per carità, ma da ragazzi ci siamo conosciuti proprio nello sport, quindi per noi è l'amore anche per lo sport, l'amore per il viaggio. Ho capito, ma uno per scusami, si parla, tu volevi parlare di un'altra cosa. Da quanto tempo è che non copulate? Cioè dall'altro ieri. Cioè l'altro ieri avete avuto un rapporto sessuale? Sì, ma
cioè le, di che tipo? Di che tipo? Io per esempio completo? Seguo la sua completo? Perché seguo la sua, trasmissione, Cruciani, dimmi, lei, dimmi. Anzi saluto anche il signor Parenzo. Non c'è, non c'è. Dimmi, dimmi, si e va, poi dimmi. Mi meraviglio come mai riesco a condividere sia quello che dice il signor Parenzo che quello che dice lei. Però Silvana, quello ho capito perfettamente, però io voglio capire una cosa. Che tipo di rapporto è stato l'altro giorno? Un rapporto completo oppure un rapporto fatto di carezze, di baci? Ma guardi, io veramente manco neanche me lo ricordo. Ma come no? Due giorni fa è successo, si va. Due giorni fa, amica mia. Ma, bene, due ma non è, cioè, mi perdoni, sa, ma ci siamo conosciuti che io avevo 14 anni e lui 23. Ah, tu dici ormai. No, non è ormai, è una vita così intensa, fatta di gioie, di dispiaceri, di lavoro, di tante cose fatte insieme, anche con la mia famiglia, perché ho avuto i figli che ero molto giovane. Cioè, che ormai la penetrazione è qualcosa di totalmente irrilevante. Mi creda, sono fortunata ad ascoltare invece le sue interviste, che sono simpaticissime e non rasentano mai la volgarità. Beh, guardi, insomma, mi creda. Ogni tanto qualcuno dice che c'è molta volgarità, io non ci credo, sono contento. Ma siamo persone pratiche, io ho avuto, avendo delle attività commerciali proprio. Anche il signor Rocco Siffredi, che raccontava di cose incredibili, eccetera, non è volgare. Ma, prima. Ma lo trovo, l'altro giorno l'ho sentito alle confessioni, che era forse una replica, forse sì. Lo trovo così invece bambinesco. Vabbè, lì però carino. non è che raccontava della masturbazione o dei 17 orgasmi poco. O dei 17 orgasmi della moglie mentre se la droga. L'ho seguito poco. Va bene, che volevi dire, Silvana? Che volevi dire? Allora, le volevo dire questo, guardi, essendo no, stata dammi del tu, dai, su, dai. Sì, va bene, scusate, potresti essere mio figlio, dai. Dimmi. Allora, Cruciani, guardi, dunque, essendo stata una simpatizzante di Alleanza Nazionale tanti anni fa, 30 anni fa, allora? Io dicevo sempre a quelli che sono oggi dei, insomma, sono dei grossi politici, io, a quell'ora, dei tempi, 35 anni fa, eravamo tutti ragazzetti, insomma, così. Vabbè, allora? Avevo chiesto di presentare una legge per cui gli extracomunitari, visto che io ho delle attività ristorative di alberghi, e c'hai stranieri, hai stranieri come dipendenti, immagino, ma no? Certo, Cruciani, ma le dico di più, 25 anni fa, quando si è presentato questo problema degli sbarchi, vabbè, allora? I primi che mi si sono presentati, ma io l'ho assunti subito, perché mi credimi, no, a tutt'ora. Non ho personale italiano, io ho camerieri che hanno 40, 50, 60 anni. Io ho una grossa difficoltà a avere receptionist qualificati che sappiano parlare l'inglese. Io non ho camerieri qualificati. Ma quindi, Silvana, prima gli italiani è una puttanata? No, lei è dottor Gottardo, vero? Zio Gottardo? No, non sono dottore. È una puttanata o no? È una puttanata o no? Sì, io guardi, oggi come oggi sono 25 anni che sono sempre gli stessi. Ne ho 10 su 50 dipendenti, ne ho 10 e vengono dallo Sri Lanka. Le dico, arrivano dalle loro case, da Colombo a marzo. Sono in regola fino alla fine di novembre, poi si portano a casa i loro bei soldini, perché Bruzzoletto, sono in regola da 25 anni. Si sono fatti delle case bellissime, perché sono andata a trovarli a Colombo, hanno fatto delle bellissime case. Ma le persone che lavorano nessuno rompe i coglioni, è un'altra cosa. Ma lei si rende conto che io a quei tempi dovevo combattere contro, che gli dicevo facciamo una proposta per portarli non illegalmente, ma certo, poi chiediamo allo Sri Lanka, allo Zaire. Ciao Silvatti, saluto, ciao amica mia, ciao. Un personaggio, caro Gottardo, il generale Marasco, quello di Manfredonia. Dai. Chiamiamo Marasco, ti prego, il generale Marasco, lo zorro di Manfredonia. Pronto? Pronto, generale? Sì, salve. Qui Radio 24, come va Manfredonia? Bene, insomma, bene, per dire, abbiamo una maledizione su Manfredonia. Sono due volte lupifragi
alluvione, perché anche Madre Natura non è contenta dell'attività precedente politica amministrativa. Scusi, che c'entra i nubifragi e Madre Natura con i politici? Scusi, generale, scusa, mi spieghi un attimo sta cosa. Cioè, esatto, che... le spiego, perché abbiamo avuto 9 anni un sindaco Pinocchio che non ha fatto nulla per Manfredonia. Il suo motto era il bello viene ora. Allora, non avendo programmato il mercato ittico chiuso, il cimitero senza tombe e i defunti non si sanno dove mettere. Ma lei me lo sta presentando come un criminale questo sindaco praticamente, cioè che non ha fatto... È la realtà, per amor del cielo, madonna mia. Ma tu hai chiamato addirittura il PD il partito del demonio. Sì, sì, e infatti c'è un video che un tombuino voleva uscire il diavolo, il demone del PD. Io, che sono ipodiacono della Chiesa Ortodossa Italiana, ho fatto l'esorcismo e l'ho buttato di nuovo nelle fogne. Ma scusa, che cosa sei tu, generale? Non ho capito. Cioè, sono ipodiacono. Ma che cazzo vuol dire? Che vuol dire ipodiacono? Scusami. È un ipodiacono, è un uomo di chiesa, certo. Tipo vice parroco, ecco. Esattamente, esattamente. Ma adesso stai parlando sul serio oppure ti sei rincoglionito alla tutto insieme? Alla bisogna no, può fare anche esorcismi. Seriamente, guarda. Ma tu sei ipodiacono, sei. Tu sei, sì. Innanzitutto generale, perché generale? Perché ti fai chiamare generale? Generale perché sono comandante generale del corpo di volontari civili. Ma non esiste questo corpo, te lo sei creato da solo questo corpo. No, non dire questo miraggio, perché io quello che dico posso dimostrare. E abbiamo avuto i decreti dalla prefettura, la redazione della divisa. Ma non c'è nessun generale, non esiste. I generali sono quelli dell'esercito, generale della marina. No, esiste. Guarda. Tu hai visto uscire il PD dalle fogne? Hai visto uscire il PD dalle fogne come se fosse demonio, il diavolo? Demonio. Cioè, lei tira, che cosa hai fatto? Che tipo di esorcismo hai fatto? Durante l'alluvione volevo uscire dalle fogne e io sono riuscito a farlo rimanere dentro, perché e poi si è calmata la tempesta, c'è dentro l'aiuto al nostro Dio. Cioè grazie a Dio la tempesta è stata domata. Sì. Ma perché dici politici di merda? Chi sono sti politici di merda? Allora sono i vecchi amministratori, tutte le fogne vanno a finire a mare, abbiamo un mare pieno di merda. E il demonio che c'entra? Il demonio che c'entra? Il demonio? Il demonio è la politica. Il demonio è la politica. Il male ha superato il bene. Il male ha superato il bene, e non c'è dubbio. A livello meteo, Madre Natura si è stancata degli umanoidi. Beh sì, sta per scatenare l'apocalisse, no? Sta per scatenare l'apocalisse. Esatto, tutti gli eventi, alluvione, le scie chimiche, tutti gli eventi, grandinate, scioglimento dei ghiacciai. Dipende tutto dal PD, tutto dal PD. E maledetta la sinistra. Maledetta la sinistra, sempre la sinistra maledetta. E gli immigrati? Sì. E gli immigrati? Gli immigrati sono poveri cristi. Eccetto quella minima percentuale di delinquenti, quelli che non lavorano sono alleati dei demoni. E gli omosessuali, i gay? Quelli è un'altra razza, quella sta proprio nella chiesa. Sì, ho capito, ma tu che pensi? Scusa, l'ipodiacono che pensa degli omosessuali? Penso che sono dei poveri cristi che vanno curati, perché Madre Natura vuole l'uomo e la donna. Ma come vanno curati? Ipodiacono, vanno curati? Cioè pure loro hanno il demonio in corpo? Hanno, diciamo, un qualcosa che a livello psicofisico, attitudinale, che non va, che Dio dice nella Bibbia, la lettera di San Paolo ai che Romani, dice che quando l'uomo lascia la naturale unione con la donna e si mette donne con donne, uomini con uomini, siamo alla fine. Sì, siamo all'apocalisse anche là, capito, Gottardo? Ormai siamo circondati da gay pride. Da persone che si inculano per strada, uccelli di fuori, eccetera. Allora, una vergogna, no? Cruciani, anche tu devi convertirti un po', perché abbiamo di fronte un uomo che ha fatto un esorcismo. Capo della Chiesa Ortodossa Italiana, che voi non conoscete bestamente, è Meluzzi. A Meluzzi? Il tuo capo, eccolo, è Meluzzi. Vedi. Il tuo vedi capo che tutto è Meluzzi. Si tiene. E io con questa storia di Meluzzi, però, concluderei. Ciao, amico mio. Ciao, generale. Ciao, generale. Grazie a voi. Ci confermi che il tuo capo è Meluzzi? Sì, il tuo capo è Meluzzi. Ci confermi? Sì. Ciao, combatta. Con il generale Marasco
per oggi abbiamo chiuso. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.